Ciao. Bella Sdrubale, buonasera Stefano, grazie dei like, raga, benvenuti in chat, come andiamo? Buonasera a tutti e bentornati, ben arrivati, bella Zelinko, Alessandro, Davide, grazie dei mi piace, raga, benvenuti, come state? Allora, settiamo tutto al solito e si parte. Buonasera Stefano, come state, raga? Buonasera a Sdrubale, ciao Cristina, Mirko, Massimo, Cristina, pure grazie del like video, grazie anche a te, raga, benvenuti. Allora, aspettate, che settiamo tutto al solito e si parte con la nostra serata, ragazzi. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Allora, un attimino. Un attimino, eccolo Giovanni, come stai? Tutto a posto, grande. Buonasera, Cristian, Michele, Giovanni, grazie del like. Cristiana, grazie anche a te. Allora, raga, fatemi settare tutto giusto al volo. Anzi, se mi fate il favore di mandare il moderatore il linkozzo nel gruppo Telegram. Allora. Ok, ci dovremmo essere. Buonasera, buonasera, Francesco, come stai? Tutto a posto? Allora ragazzi, ci siamo, si può partire con la nostra serata. Vediamo un pochino che cosa ci aspetta. Allora facciamo una chiamata ovviamente mentre siamo con una ruota, raga, quello mi sembra il minimo. Mi sembra il minimo quello. Allora, via, andiamo. Andiamo, let's go. No, non mi risponde, Bruce non c'è stasera. Vediamo un po' chi c'è, vediamo chi c'è. Allora, vediamo se c'è il direttore, gli chiamiamo. Io devo andare dall'altra parte, ho sbagliato. Direttore non c'è nemmeno. Vediamo se c'è Gaia. Gaia non c'è nemmeno. E vabbè, raga, andiamo ad aprire un po' il locale per il momento. Mi sa che stasera dormono tutti ancora. Buonasera, Riccardo, Angelina, grazie dei like, raga. Bella Andrea, grazie anche a te. Benvenuti in chat. Come state? Tutto a posto? E via si va col T-Max. Nuoione malamente. Ah, così mi chiama gente. Comunque stasera, ragazzi, mi sa che mi tolgo il cappellino che... Oddio santo. Oddio santo. Buonasera, buonasera, Riccardo. Numero uno, tutti voi siete i numeri uno, ragazzi. Ok, ripartito, è ripartito. Eravamo in stallo, col motore in stallo, ma siamo ripartiti col T-Max. Eccomi, stasera sono arrivato un attimo in ritardo, raga, perché ho completato, ho finito di vedere un episodio. Bella, Anthony, grazie mille del... Ayrton, scusami, grazie mille del follow e benvenuto nella family. Dicevo, ho completato una puntata di Celebrity Hunted, la nuova stagione che è uscita, ragazzi. Quindi, per quello ho perso un attimo di tempo. Allora, lasciamo qui nel garage e via. Bella Mirko, Resos, Ivan, grazie dei like, raga. Eccomi qua, sono operativo, ragazzi. Entriamo in servizio, via così e facciamo subito un bell'annuncio. Allora, via, facciamolo. Records al civico 365. Aperto ed operativo per il miglior cibo della città. Vieni a trovarci. Ole, andato. Aperto, bella. Gabriele, grazie mille del follow, caro. Buonasera e benvenuto. Let's go, guys. Allora, Dylan, Angelo, Dino, grazie dei like, ragazzi. Cambiamoci, ci mettiamo un po' l'outfit del locale in attesa che arrivino tutti e inizi la serata, al solito, ragazzi. Sì, annulla le modifiche, mannaggia la miseria. In attesa che inizi la serata, lavoriamo un po' qui al locale, ci mettiamo un po' di quella musica chill che conosciamo tutti, ragazzi. E vediamo un po' come va la serata, vediamo un pochino. Allora, direi di sistemarla la musica, intanto la mettiamo. E allora che mi dite, ragazzi? Domani preparatevi perché domani esce un TikTok, raga. Ma domani esce un TikTok, ma così bello, credetemi. Veramente, io a rivederlo, le risate che mi sono fatto io da solo, regà, io che l'ho fatto, cioè, no, no, no. Cioè, veramente, l'editor ha fatto un lavoro impressionante, regà, mi sono pisciato dalle risate, non vedo l'ora di pubblicarlo e farvelo vedere. Perché credetemi, regà, merita troppo,
Troppo merita, veramente troppo bello, raga. Allora. Music, eccola qua. No copyright. Fondamentale, Emiliano Carmelo, buonasera e grazie dei like. Come state? Tutto a posto? Eccoci qua, l'abbiamo trovato. Allora, aspettiamo, riattiviamo l'audio e partiamo subito con la nostra serata, ragazzi. Tra l'altro, a breve, molto probabilmente arriverà un cambio piattaforma, quindi vi terrò aggiornati. Ok, sì, lei è perfetto, trovata. Trovata la playlist, quella serie, andiamo. Tutto a posto, Claudio, tu come stai? Voi come state, ragazzi? Carmelo, Emiliano, che mi raccontate di bello? Ditemi un po'. Allora, eccoci qui, mettiamo la musica. Ok, metti un pezzo, via. Ta. Andato. Partito, eccolo! Allora, fatemi vedere un attimo, ragazzi, fatemi vedere un attimo. 0.03. Così forse è troppo bassa. Mettiamola un bello più alta, dai. Mettiamo 0.05. Perfetto, dai. Bella Claudio, Flavio, Simo Samba. Buonasera e grazie dei like. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, vediamo un pochino chi arriva stasera al locale. Nel frattempo ci facciamo due chiacchiere. Sì, raga, probabilmente sì, arriverà un cambio per via di parecchi problemi, regà, veramente. Se la novità con veramente no, veramente no. Vabbè. Ma poi ieri sera ci ha chiamato, ieri sera poi mi ha richiamato, ma avevano risolto tutto, avevano risolto tutto. Con voi in movimento, chiunque si avvicini verrà battuto, ma di che si tratta? Ma? Bella Samuele, buonasera e grazie del like. Questi messaggi... Ah, ecco, sono quelli di ieri sera di Gaia. Aspetta che cancello tutto, ragazzi, che... Come al solito è sempre meglio non lasciare tracce. Bella Michele, grazie del like. Allora. Potremmo fare, ragazzi, per iniziare la serata. Non saprei proprio. Vediamo un po' se c'è Mario. Andiamo a rompere un po' le scatole. Non ci sono ancora il diritto. No, no, raga, ma mica server. Io intendo Facebook proprio. Cioè, non intendo il server, raga. Non avete capito allora. Regà, insomma, un po' di robe. Non vi parlo del server, non della città, regà. Non vi parlo della città. Io vi parlo di Facebook. Probabilmente a breve mi vedrete sulla viola. Ma comunque, roba da definire. Roba da definire. No, Simo, Dillo, dopo. è solo a voi che siete stretti, vi raccomando. Dopo sul tardi vado su Tony COD, Dimmi, Simo. lo so che mi Buonasera, conosci, Mario, ma tutto sono a cresciuto. posto? Tony Dimmo, a posto, a posto. Come siamo con me? Quando vuoi, passa. Vai, qua al locale sono. Che ti offro Ok, qualche sto cosa. prelevando e arrivo. Sto Avanti, prelevando dai. e arrivo. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, buonasera. Come Bella Tony. Bella Tony. Tutto stiamo combinando? Tutto a a posto? posto. Tutto buono. Prego, prego, Che accomodatevi. c'è da mangiare? Che ve serviva? Boh, fammi 10-10 per Buonasera, favore. Ghiegone. Massimo, non ti so dire l'orario, sicuramente per l'una più o meno. Più o meno quello l'orario. Salutare la mia ragazza. Sì, Flavio, un saluto a Maria Catena. Allora, vediamo un po'. Gaetano, salvo, Paolo, Nicola, Ghiegone, grazie del like. Michael, buonasera, come state, belli miei? Tutto a posto, salvo, grazie anche a te. E allora, che vi sistemo? 10-10 per favore. 10-10. Vi Tutte e due, vai. faccio uno sconto, perché ce l'ho a scadenza breve. Ah, ok. Però, vabbè, avete voglia per la Io la serata, va. denuncio. Io la denuncio. Ah, quando mai? Perfetto, non ti preoccupare, perché non c'è niente. C'è bisogno, non ti preoccupare. E allora, uno. Due. Minchia, ma non sono mangiato io, che minchia ho combinato? Io Ok. la prima. Ah no, non te l'ho passato, aspetta, me lo do. Che si dice stasera? Ce n'è movimento in giro? Insomma, ho visto lì che è partito un convoglio. Ma di che cazzo ti si tratta? Non lo Ne so. sapete cosa? No. Comunque non mi è andato da bere. Sta arrivando, sta arrivando. Chissà che cazzo stanno trasportando, perché era la polizia, vero? Sì. Boh. Non lo so. Buonasera Santuzzo, Vabbè, come fammi la stai? tua, di tutte e due. Agata, grazie del like. Va bene, Simo. Ciao, 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 Giuliano. Non è arrivato come sempre. Come sempre. Se Mauro Capito non qua, arriva la sono due danni. notifica. Uno dei Sì. problemi del cambio piattaforma che arriverà molto a breve.
Questo PS5 mi è sto allenando per tagliare di tutto. E Santo ce ne vorrà. Ormai che ho ripreso a giocare. Mi dispiace per te, ma. Mi dispiace per te, ma le batoste ormai qua. E allora scusate, eccomi. Ora sono di nuovo operativo. Fammi la fattura di un secondo, per favore. Sì. Con giacchetto bianco. Allora, devono essere 3.000, 6.000, 12.000. Gliele faccio 8, raga. Avanti, faccio bello sconto, eh. Grazie, bello. Cibo, prezzo 8.000. Ah, chiappa. Pronto? Qua siamo a meno 7 e nevica, madonna, fratello. Mamma mia, oh, mamma mia. Comunque, Santo, quando vuoi, a parte gli scherzi, ti aspetto. Giochiamo insieme, lo sai che mi fa un sacco di piacere. Non ho capito, non ho capito, scusami. No, vai tranquillo, ma vado a mi sto andando a leggere Liban. Ciao. C'è Liban. Vai con gamma, non ti preoccupare. Ai ai ai. E a niente, perciò. Hai visto qualcuno in giro? No. Io ho fatto un paio di chiamate stasera, mi pare che non c'è un cazzo di nessuno ancora. Lo so, ma è ancora presto. Sì, poi è fine settimana, cose, perciò. Sì. E vabbè, e niente. Fatto to. A posto. Vabbè. Ti è arrivato anche a te, no? Il cibo è là. No, vabbè. Ma solo il cibo mi bastava. Non ti serve da bere? No, sto a posto. Te lo passo, perché ce l'ho. Ce l'ho addosso. No, perché io le ho fatte pagare. L'ho dimenticato, scusa. Ci vediamo, Tony. Oh, ragazzi, ciao, buon proseguimento, a più tardi. Grazie. Ciao, bello mio. Ciao. Oggi, ragazzi, erano veramente 25 gradi tipo a Catania, cioè lì meno 7, vedete, assurdo. Oh, raga, qua si sta rovinando tutto. Mangerò tutto per non buttare niente. Forse Tony si sentirà male stasera. Vediamo. Gaia non lo so se c'è stasera, ragazzi. Ora, adesso proviamo a chiamarla di nuovo. Sì, bisogna testarle, è vero, Mauro. Bisogna testarle stasera, hai ragione. Ok. Poi fatemi vedere un attimo. Vabbè, dai, alla fine abbiamo venduto praticamente quasi tutto. C'è un po' di sta roba, ma questa è roba più fresca che possiamo vendere stasera, quindi siamo messi bene. Anzi, tra l'altro prendo un po' di cibo, un po' di cose da portarmi in giro. Così, ragazzi, per la serata non ho problemi. Mi prendo 5 paste a ragù e poi mi prendo 5 Coca-Cola. Via, top, perfetto. Bene, Alessandro, grazie del like. Allora, facciamo un giro di chiamate, vediamo un po' chi c'è. Adesso sta arrivando Mario. Comunque il venerdì lo aspetto più degli altri giorni, che posso seguire live fino alla fine. Grande, fra. Buonasera, Gaia, tutto a posto? Tutto a posto, tu? Tutto bene, dove sei? Veramente mi sono svegliata ora. Ah, ho capito, e io sono qua al locale, se puoi passare, va bene. Ah, va bene, adesso passo. Avanti, dai, ciao. Grande Diegone, stasera post GTA, raga, andiamo a farci una bella warzone da notturna. Che sto nuovo warzone mi sta piacendo troppo, ma poi raga, con la chat di prossimità. Ma voi l'avete visto il video di oggi, raga, madre di Dio, la live di oggi, raga. Per chi c'era stamattina in live e ha visto che cosa ho combinato, raga. Brusso non c'è. Per chi ha visto cosa ho combinato, raga, mamma mia, già sapete, allora poi chiamiamo Momi, chiamiamo anche Brunino che mi chiedete sempre, raga. Servizio di servizio. Non c'è. Chiamiamo Momi. Ragazzi, vi devo dire che a inizio live è venuto un bambino tipo da me. Tipo un bambino vicino a me. Servizio di servizio. Non c'è neanche Momi, raga, tutti dormono ancora. Bella, Davide! Bentornato tra gli abbonati, bello mio. Grazie mille dell'abbonamento, bro, grazie mille. Let's go! Dai che si parte! Allora, ragazzi, dato che la serata magari sarà poco movimentata, ho un'idea. La vittoria di oggi su Codor non tanto mi è piaciuta, non è da te approfittare. Ma lo so, Gaetano, ma era per fare due risate con sta chat di prossimità che fa ridere troppo, ragazzi, fa ridere troppo. È stata troppo bella, ragazzi. Ci sta, dai, era per fare due risate. Lo so che non è nel mio stile, raga, ma ci sta per ridere un po', dai. E domani uscirà il video fatto super comico su sta cosa, raga, dall'editor che ha fatto veramente un capolavoro, credetemi. Uscirà un video pazzesco domani, raga. È bellissimo, cioè veramente mi sono pisciato alle risate. Ci sta per fare un po' di risate, raga, è bello. Poi sta chat di prossimità mi fa scassare, raga. Non ce la posso fare proprio.
È bellissima. Quindi dicevo comunque, raga, che per movimentare un po' la serata ho un'idea. Proponiamo delle challenge, ragazzuoli. Proponiamo delle challenge stasera. Visto che probabilmente, non so perché sto fine settimana, Marius mi ha detto che stava passando, invece è andato a fare una rapina. Comunque. Ah, ok, prelievo intendevo la rapina, giusto. Bella, Rosario, Peppe, Vincenzo, grazie dei like. Dicevo, ragazzi, per movimentare un po' la serata, tipo esempio, no? Allora, ogni 100 stelle donate faccio una cazzata in gioco, che non so, scegliete voi. Almeno d'ora GTA, è normale, Andrea, siamo su GTA comunque fino a luna più o meno, ci saremo su GTA, è normale, poi andiamo su COD. Niente ragazzi, questo, K c'è, non lo so, adesso proviamo a chiamare anche K. Vediamo un po', eccolo K. Bella Davide, grazie del like, fra. K c'è. Pronto, K, buonasera. Toni, buonasera. Come siamo comperati? Tutto a posto? Tutto a posto, io sono appena arrivato, mi sono appena svegliato. Ho capito, senti, al locale sono, se vuoi passare. Ok, fra poco passo, ti devo mostrare una cosa, mi sono fatto portare. Minchia, allora non sto nella pelle. Va bene. A te aspetto, va, avanti. Fra poco. Avanti, a dopo. Ciao. La mina è quella che aveva la faccia tutta tatuata blu. Non lo so, onestamente, Flavio. Non so chi sia quel bambino, non ho idea. Ci ha fatto, sì, è il parcheggiatore, raga, che compare e scompare, Mirko. Sì. Compare, boom, e cambia, se vedete cambia. No, ce l'ho ancora il GS, Riccardo, ce l'ho ancora il GS da qualche parte. Se non mi sbaglio, qui di fronte c'è la pista di skate. Ricorda che ti devi vestire da cane, ti devi mettere le letto. Minchia, vero, devo farlo, cazzo. Quello, non dimentichi. Ci vediamo a Catania, Mitra Mitrex. Grande, Davide, grande. Ti aspetto. Madonna, raga, ma anche da fermo veramente inverna sto coso, è pazzesco. Ah, qua c'è Gaia. E buonasera. Bella Daniele, grazie del like. Dai raga, non vedo l'ora. La settimana prossima, già come adesso, sarò a Milano. Non vedo l'ora, ragazzi. Aspetta che qua poi c'è il furgone. Buonasera. Tony. Tutto a posto? Tutto a posto. Tu? Tutto bene. Ma insomma, Salvo, devo dire dovrebbe che qualche problemino ce l'ho. Sì, è stato qua poco fa. Sì, me l'ha detto. Mi ha detto ci vediamo lì, insomma. E niente. Ora mi ha detto K che sta venendo. Dice mi deve fare vedere una novità che gli è arrivata. Non so di che si tratta. No, non è bugata la ruota davanti. Sì, hanno fatto pace ieri. Sarà una macchina? Boh, non ho idea veramente. Non lo so proprio. Ai. Ultimamente, ma non c'è manco Bruce che gli ho chiamato. Non c'è? No, io ho chiamato, non... C'è la segreteria. No. Aldo, non c'è il numero. Bruce? Dove sei? Allora, sarà arrivato ora. No, così, per sapere. Ci chiedevamo che fine avessi fatto io e Tony. Ok. Vabbè, tutto a posto. Bella Carmelo, grazie del like. Le frittelle tutto a posto? Ma che frittelle? Di che frittelle parlano, ragazzi? Sono va bene. Curioso. Dai, ciao. Ha detto che dopo ti chiama, che ti deve vedere. Va bene. Tony, però, cioè, non puoi fumare davanti a una donna incinta, Hai ragione. Scusa. È della miseria, però tu non mi camminare davanti, Minchia, mi metto qua, la fumo qua. Vabbè. A chilometri di distanza. E che devo fare? Almeno qua non ti arriva. Giusto. Che cazzo. Ragazzi, non lo so, che possiamo fare di bello? Bella Luis, Phil, grazie del like, Cristiana, grazie anche a te, benvenuti in chat, ragazzi. Ma non me li può passare i vestiti lei, Mauro. Purtroppo non li posso mettere quelli lì nel personaggio maschio. Non posso mettere i vestiti femminili.
C'è lavoro da fare stasera? Ah, boh, non lo so onestamente. Ma il direttore non c'è perciò stasera. Ho No, no, lui torna lunedì dall'impegno di lavoro. capito, ho capito. Forse domenica sera, ma non credo. Ho capito. Vero, scalare la montagna con l'ape è una bella idea, Ti Andrea. piace sta magliettina, Tony? Bella, bella, ma come mai L'ho sei messa così rossa come la coperta? tua divisa. Hai fatto bene. Come mai sei così coperta stasera? Poi È perché il mi va. direttore è geloso. Meglio che lo facciamo stare E tranquillo questi quanto tre sia che poi giorni, se si no? ingazza, Pazzi. succede un macello. Sì. Poi quando ritorna, si può tornare come era prima. Vabbè, ma dimmi una cosa, ma di quanti mesi sei incinta ora? Un mese e 2 settimane. Ah, un mese e due. Sì, settimana scorsa era un mese e uno. Ah. E infatti. Ho capito. Per forza, Tony, se settimana scorsa era un mese e uno, questa settimana sono un mese e due, no? Pensavo. Ho capito. Pensavi? No, pensavo che eri già più avanti nella gravidanza. Tony, io ieri sera ti ho detto che ti dovevo parlare. E di che Ma mi tu sei dovevi andato a parlare? dormire. Ti ho detto che ti scrivevo tramite mail. E mi hai scritto tramite mail. No, poi sei andato via. Ho detto, vabbè, lascia stare. Ma. E quindi? Tony, tu mi devi dire quando. Vabbè, ma poi. Ah, ho capito, ho Se capito. si deve accelerare, Sì, se no ah, va non si bene. riavvedica. Sì, va bene, va bene. Vabbè, perciò facciamo che sei di 6 mesi e mezzo. Bella Davide, grazie No, delle no, ancora non 99. voglio farmi della pancia. No, infatti non si vede, no, ma vabbè, ma capita quelle gravidanze che la pancia esce Sì, 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 sì. all'ultimo mese, non è Sì, che quelle, cioè sì. voglio dire, non è Sì, che quelle che crescono così subito fanno puff. infatti, grazie delle 99, Sì. Davide, grazie mille, fratello. Hai visto No, no, Brunino? Gaetano, che rapa. Veramente no, gli ho chiamato, ma non c'era Ah, prima. Ora neanche provo a lui. richiamare, non lo Ma so. questo bambino, sempre che dorme. Mica, ma ho visto un altro bambino prima. Servizio di segreteria. Sì, infatti per questo c'era arrabbiato. Ho visto un bambino che. Boh, mi è passato davanti con una macchinina Ah. giocattolo. E poi, boh, l'ho perso, non lo so. Ah. Chissà chi è. E non lo so, boh, non ho idea. Io l'avevo visto una ragazza incinta l'altro giorno, però. Non Dici che ha saprei. partorito? E potrebbe essere, non lo so, perché comunque era. Insomma, Scusa, bella. ha partorito sto bambino già con la macchinina gira. Non lo so, Precoce. non lo so, non lo so se era lui. Ah, io ho un'ipotesi, magari è un altro bambino, non lo so proprio. Boh. Boh. Comunque c'è un po' così nota la Comunque. pancia, eh. Poco poco. Vabbè, ma solo perché uno lo sa, capito? Solo perché. No. Come no, è una cosa non male. No, 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 Come no, no, no. io sono abituata a vestirmi tutta con pancia di fuori. E beh, che ci fa? Non è che è vergogna. Bella Giuseppe, grazie del like, Rocco, grazie anche a te. Salvo Lorenzo, buonasera ragazzi. E niente. Non saprei veramente come. Che minchia fare stasera. Devo essere molto onesto. Organizza una festa qui al locale. Ma una festa. Non Sì. lo Più so, volevo fare qualcosa di più movimentato. movimentato. Minchia. Bella, Salvo, grazie delle 100 stelle. Attenzione, signori, parte il party di stelle. Ce la Facciamo facciamo a una gara clandestina. completarlo? La gara clandestina si potrebbe organizzare. Ora, infatti, Con le appena arriva apecare. K, vediamo che dici. Minchia, con le apecare, Con le bella. Con apecare. le apecare non è male. Appena arriva K, ora io lo diciamo a lui, vediamo che Ora dici. io diciamo sì. Vai, forse. Mi sa che è lui. È Lui? No. lui o non è lui? No, No, domandino. domandino. Poi. Domandino. Domandi? Oh. Allora, come siamo Allora combinati? questo qui? Hai visto? Ah. La macchina nuova, va, ti sei comprato? Sì, Bella, bella. un copione. Vabbè, però ci sta, dai, è una bella macchina. Copione. Copione. All'inizio non gli piaceva e poi se l'è presa lei. Tua, Bella, domandino. bella, vediamo. No, di chi è? Sto guardando gli interni. Guardate gli interni quanto sono belli, ragazzi. Ma vi rendete conto? È pazzesca sta auto, raga, è troppo bella.
Troppo bella, veramente, troppo. Esageratamente bella. Bella, 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 raga, mi piace un sacco. Bella, è troppo bella. Questa qua è un top Lo so, acquisto. vuoi venire, Tony? Dove? Sto andando al dissequestro a prendermi le macchine che ho lì. Aspetta, allora, che posso questo qua nel garage? Ok. Vai, vieni, ti aspetto. A posto. Così vediamo che macchina ho lì dopo che ieri Domandino mi ha rotto No, la no, non è macchina. vero, Che macchina ti ha rotto? E me l'ha Minchia, mi sono scordato a staccare la musica al locale, cazzo. Vabbè. Questa qua gli ho rotto. Ah, e vabbè, può capitare, voglio dire. Anche io l'ho scassato un po' con questa qua, Gaia, l'altro giorno. Ieri. L'altro giorno. L'altro giorno, ieri. La polizia. E ferma, Ah, qua. Domandino, vai piano. No, mi fermo direttamente a dissequestro. Fermati. Dai, Ma Domandino. perché ti devi fare rompere i coglioni? Guarda qua, l'ho pure parcheggiata, cioè dai. Salve! Io resto in macchina. O ci vado. Ci vado, basta. Buonasera. Buonasera. Ma È ancora più brutto con quel uè, coglione, Zoro? Ma è Enghia. eh? No. No. Passo. Si toglie pure i pantaloni, la maglia. Buonasera, gente. Cosa Ha vendi? cambiato i capelli? No, No, sono ce la sembra sempre sempre così così. No, Sì, il la sembra. colore. No, 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 ma sembra quello è così così. Babbo. Ah, ok, quello è l'altro allora. Quello è Quello più Babbo. bello. Siete tutte fotocopie. Signore, avete le No, macchine nuove? no, Belle. no, no. No, è meglio del Raptor. Vabbè. C'è anche il Raptor. Minchia, una bomba. La patente ce l'ho, mi conoscete? Sì, va piano. Vabbè. Arrivederci. Arrivederci. Ma per fare cosa? Ma no, beh, alla fine ce l'ho lasciato andare. Bella Paola, grazie del like, benvenuta in chat. Non mi ferma perché non ho rispettato il rosso. Ah, ecco. Non ci rompono i coglioni, il rosso. Allora, vediamo un pochino che auto esce adesso Gaia qua al dissequestro. Bella Giovanni, grazie del like, benvenuto in chat. Eccolo. Allora, con chi salgo? Avanti, vado con Gaia. Vuoi guidare tu? Avanti, guido Vuoi io, va. guidare tu? Vai, vai, vai. Buonasera, Leandro. Niente di che, ancora la Ti serata tira a sta posto da qualche iniziando parte, anche al tuo locale la posso usare, non è un problema. ora. Va bene, Domanda, scusate. va bene. Avanti, lo bruciamo ora. Il palo non c'era messo in considerazione. Ma me lo puoi segnare il 365, per favore? Ok. A posto. Non lo so, ora vediamo appena arriva K, vediamo un po' che dice. Bella Ciccio, grazie del like. Paolo. Buonasera Pablo. Ciao, caro. Dammi un secondo, per Vai, favore. vai, vai. Devo staccare la musica, forse. Bella Vittorio, grazie del like, benvenuto in chat. Vabbè, per ora la lascio, dato che siamo qua, per ora la lascio, raga. Vabbè,
Ma io sento ancora la musica. Sì, no, no, l'ho lasciata alla fine. Okay, okay. Mentre siamo qua. È rilassante. Sì, è bella. Che ci fa Pablo? Boh, penso che è arrivato ora. Non lo so, stavo parlando al telefono. Tu ci chiama K, ci dico K, ma come funziona? Un attimo, arrivo per te. Tony, sto arrivando, non mi sono dimenticato. Non lo so, non lo so. Già non discordar mai di me. Arrivo, arrivo. Ciao. Dice arrivo, non lo so. Allora, un attimo arriva, non è arrivato. Appunto, arrivo, ora arrivo. Bisogna vedere, arrivo. Ah, ok. Vediamo, lo scopriremo. Ai, e che minchia dobbiamo fare? Qua è Pablo. Pablo, buonasera. Buonasera, scusate. Come siamo combinati? Tutto a posto? Ok. Tutto a posto? Alla grande. Sì, a voi. Tutto a posto. Infatti, Gaetano, infatti, hai detto bene. Comunque, dopo, Tony, vengo. Voglio che mi dedichi una canzone, però, Quando vuoi. Ma dimmi una cosa, ma tuo compare a doccia l'hai sentito? No, stasera ancora no, oggi sì. Oggi stava di nuovo in città qui. Sì. Solo che però non abbiamo fatto niente, stava pure al duccio, perché abbiamo detto se ci deve parlare. Ma chi è? Sì, stasera si ritagli di nuovo. Lo prendiamo mo, che gli dobbiamo dire? Eh sì, infatti. Dobbiamo trovare quando ci c'è pure lui. Ci deve essere lui. Vabbè, ma non credo che lui viene quando c'è lui, Comunque. Il punto è quello. Infatti, l'ho detto, che facciamo? Lo prendiamo. Ha detto, ma non c'è. Lo prendiamo e lo ammazziamo, no? Aspettiamo che c'è il direttore, almeno sicuramente lui ci vuole parlare, gli vuole dire qualcosa. Va bene. Che faccio ricere solo una cosa. Dai, ci vediamo tra poco. Avanti. Servizi arrivo. A dopo. A dopo. Niente, proprio in sti giorni completamente, gamma piatta. Quasi quasi mi andrei a fare due rapine di nascosto dal direttore. E vai, Tony. Tony, sai cosa stavo notando? Che tu non hai il tatuaggio sulla mano. No. No. Ma lo devo fare. Perché non lo fai? Non lo so, non me l'ha detto mai nessuno di farmelo. La prossima volta che vedo il direttore gli dico: direttore, mi hai deluso. No, anzi, meglio, ma gliela faccio pesare questa cosa qua. Sì, gliela fai pesare, perché ormai sei uno di famiglia, no? Gliela faccio pesare, sì, sì. Gliela devi far pesare. Sì. E niente, ci andiamo a fare una rapina? No. Metti che poi ci prendono. È vero, io sono tentato, però poi... Ai, però poi se ci prendono è un problema, cazzo. No, scusa. Ma glielo spieghiamo al direttore, quello ci spacca il culo. Quello ci uccide. Senza passare pure da via. Pure con la pedina sporca. No, non può andare bene questa cosa qua. No. Poi se la prende con te, dice, hai portato Gaia a fare una rapina. Venga, per cortesia, no. Non si può fare, non si può fare. Chi lo vuole sentire? Possiamo provare a scalare la montagna di nuovo con la lapa. Ora dice che poi si offende perché non l'abbiamo aspettato. No. A scalare la montagna con la lapa. No, si può fare. Secondo me lo possiamo fare. Così siamo in due e poi siamo anche di meno. Vediamo, va, qualche cosa la troveremo da fare sicuramente. Sì, no, per forza. Intanto sono curioso di vedere che cosa è che ci deve fare vedere K. Bah. Ma te l'ho detto, sicuramente una macchina. Bruce l'abbiamo sentito già, Samuele, adesso sta arrivando. Però, raga, in generale, fine settimana praticamente non c'è quasi nessuno. Comunque, aspetta che levo sto schifo di cose, di boost FPS, lo odio, ragazzi. Ma quel cielo arancione che orribile. Devo cambiare mod grafica, mannaggia la miseria, bella Vittorio. Come state, raga? Buonasera a tutti. Ma? Oh, dove stai andando? Ma? Oh, Tony. Ma? Mi senti? Tony, sì. Ma che minchia ho fatto? Ma è un passaggio segreto. Ma? No. Guarda, vai. No. Esci dalla porta. No, dalla porta principale. Ma che cazzo? Ma un passaggio segreto. Ma? No, non camminiamo qua prima che succeda danno. Dici. Ma c'è una strada qua sotto? Eh,
sembra di sì. Ma... esco, basta, non me la sento. Sì, ce lo portiamo, se ci saliamo ce lo portiamo sicuramente. Boh. Lo facciamo vedere a capo. Tony, non ci sono paragoni. Aspetta, viene qua sotto, che forse ci sono i cosi tipo dello skateboard. Minchia, no, non sono qua. Ma dove? No, pensavo che qua c'era il parchetto di skateboard, invece c'è il campo da basket. No. Vediamo se riusciamo a scendere dalle scale impennando, va. Facciamo questo tentativo. Ai ai ai! Non si può fare, Gaia, evita, evita! Occhio! Occhio! Minchia, guarda come salgo perfetto dalle scale con un D-Max. Pensa, 100 grammi pesa. Si può fare, si può fare, oh, si può fare. Niente, raga, mentre si aspetta K, si cazzeggia, che dobbiamo fare? Aia! No, stavolta il caschetto e i capelli non mi hanno protetto. No. Aspetta. Ai. Ai. Ok, tutto regolare. Ci sono, operativo. Hit max un poco meno, però a posto. Alla fine, voglio dire. E allora, signori, ci siete abbonati in chat? Dai, vai con lo spammettino di emote, raga. Che mi dite? Raccontatemi qualcosina. Ditemi un po', raga. Serata un po' chill, veramente, stasera. Boh. Non so veramente dove siano andati tutti. Soprattutto senza preavvisi. Oh, 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 piano, piano. Eccolo! Ai, ai, vieni qua sotto, l'ho trovato! Eccoli con le volte abbonato, eccoli! Oh! Minchia, bello questo qua! È bello, ah, qua però devi stare attento, perché... Oppala! Oh, ho esagerato forse. Minchia, invece no. Oh, oh, con sotto max passo dappertutto. No! Minchia. Sono volato tipo quando sono salito sulla rampa, però. Minchia, ma si possono fare le gare di acrobazia con il T-Max? Ola! Minchia. Devo dire che non è niente male questa minchia di pista. Ai ai! Ai, appena l'ho detto ci siamo scassati in due, aia! Ai ai! Vale Andrea, grazie del like. Ma sono troppo belli i salti che si fanno, raga. No! Oh, merda. E che numero di scarpe c'hai? 7-7. Tutto regolare. Ah! Oh, merda. Mi sono salvato proprio in calcio d'angolo. Comunque, troppo divertente queste minchie di rampe con T-Max. Madonna mia, atterraggio imbeccabile qua. Ma che cazzo, ragazzi. Basta, torno al locale. Vaffanculo. Oh merda, ora il cane ce l'ha con me forse. Ma c'è ancora la musica locale?
Oh, raga, veramente, stasera vi giuro, non so che fare. No, cazzo, ho esagerato, sto imparando a masterare il freno a mano, raga. Tony, dimmi tutto. Vedi che ci sono persone che cercano locali aperti, eh? Ah. A posto, grazie, non l'avevo visto. No, no! È la panda, ragazzi, non ci crede una panda quella. Non ci sto credendo. No, tu non me le puoi fare a me queste cose qua. No, e tu? Dani. Tu non me le puoi fare a me queste cose qua. Non è che tu ti puoi presentare così qua, pandino. Non mi pare corretto. Guardami, ma ho avuto un po' di imprevisti, perciò ho tardato. Minchia, ma è troppo bella, capa. Io non ci sto credendo, Buonasera, buonasera. Ma è bellissima. È un po' quella che è, però capisci. Sì, no, minchia, ma è bellissima, cazzo. Ma... Quale tu dove... Dove minchia te la sei uscita, questa qua? Minchia, ma è troppo bella, cazzo. A me la notte non mi lasciano dormire. L'ho notato. Minchia, ma è troppo bella, cazzo. Ma è 750 fire. Abbiamo un nuovo mezzo per scalare la montagna adesso. Sì, dov'è? Tony. Gare illegali di pattino. Bellissimo. Un attimo, sali Tony, sali. Aspetta, ma... non so quanti posti ha. Aspettate che prendo. Vediamo se hai i posti dietro. No, dietro no. No. E due posti. Aspettate, aspettate che la parcheggio allora. Prendo l'altro. È bellissimo, cazzo. Sì, questa ce la fa a salire, la voglia. Minchia. Pezzi rossi, Romano. Buonasera. 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 Buonasera, buonasera. Prego, accomodatevi. Grazie. Devo fare un open bar. Minchia, un open bar? Certo, da 100.000. Da 100.000, e allora lo facciamo subito. Visto che sono diventato vice governatore, festeggiamo. Minchia, auguroni allora. Grazie, auguri, tanti auguri, festeggiamo allora. Grazie, grazie. Adesso fammi pure la fattorina che ti ripago subito. Allora, lo faccio direttamente, va. Allora. Open bar. Ecco qua. Te la pago subito, eh? Assolutamente, intanto prego vi offro qualche cosa. Allora musica in sottofondo. Come? È bella sta musica. Le piace? Veramente. Sono contento che le piace. Ma diciamo che a me mi piace fare le cose fatte per bene, capito? Mio vice governatore. È bello, bello, veramente. È rilassante. È stile del locale, no? Sì. Allora come minimo voglio un po' di sushi, cioè non voglio mica della carbonara. No, ora le do il pesce fresco, le do. No. Certo, non si preoccupi che... Allora, uno. Due. Poi vi prendo. Un poco di pesce di quello fresco fresco. E un paio di caffettini per digerire, che uno ci sta sempre, esatto, no? Esatto. Un caffettino di quello. E allora? Uno. E due a lei. Uno. Grazie. E due a lei. Prego. Sushi, che bello. Eccolo qua il sushi, fresco fresco. Poi qualcosa di alcolico ce l'hai? Certo, assolutamente, assolutamente. Ora qualche cosa la prendo anche.
Prego. Allora, vediamo di accolico che cosa mi è rimasto. Minchia, di accolico invece no, non vi posso aiutare, non c'ho niente. Allora faccio un attimo un salto a volo magari e rifornisco. Se no vi posso aiutare con qualcos'altro da bere. No, no, va bene così. Era... Troppo li ho finiti gli alcolici, devo andare a fare il rifornimento. Siccome non sono molto richiesti, non ne tengo grosse scorte. Ah sì sì, ma ho capito, la gente non beveva alcolici. Minchia, ma non lo so, in queste città come... proprio... Boh. Cioè, o canne o bere normale. Oh, hai capito? Nessuno che proprio c'è quella via di mezzo. E vabbè, che ci possiamo fare? Comunque questo locale è veramente bello. Grazie, grazie, grazie mille. Poi anche molto pulito, complimenti. Grazie, grazie, grazie. Noi non ci tengo particolarmente. E me è la prima cosa. No, bello, bello, veramente bello. Che a me piace. Poi sottofondo... Sottofondo è proprio il tocco di classe, quello no, là che... No, veramente, quello che manca... Che di solito c'è della musica troppo alta negli altri locali che non ti permette neanche di... Esatto, di scambiare due chiacchiere, proprio uno si vede anche privato certe volte. Io quando capita che è così me ne vado direttamente... Il governatore, cioè... Stiamo lì un po', però poi andiamo via... Perché poi dà fastidio... Esatto, esatto. Io anzi ora poi tra un poco io lo abbasso anche di un altro poco, perché arrivato a un certo punto mi dà fastidio pure questa quasi quasi, però diciamo che ci può stare per ora. Guarda come spammano le moto. Guarda la chat GC di applicativo. No, c'è proprio. Che diceva? Ma non c'è dato del corrotto. E niente va. Allora, aspettate, devo fare un'altra cosa importante. Ma sull'applicativo della città? Sì, sì. Avete imballato la chat con le moto. Guarda, mi sono scatenato. Adesso è arrivato anche Christian. Grandi, raga, oh. Grandissimi. Secondo me è Brunino. Anche secondo me è Brunino. Ma è in giro Brunino? No, ma in città, in città. In città, in applicativo. Ah, ho capito, ho capito. Guardi le email che ci sono. Avete ragione, sul giornalino, scusate, della raga. Città grande Leandro che me l'ha ricordato, ha già dato del corrotto al dicembre. Ah vabbè. Buonasera Damiano, grazie del like. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Prego, le offro qualche cosa da mangiare, da bere? Eh sì, un 10-10, tanto so che hanno offerto. C'è l'open bar, aspetta un minuto che intanto le passo queste. Che cosa ti fai fare? Che logo ti fai fare? La skin di Legend, io sono da quando sono entrato che gliela sto chiedendo. K si è presentata con la macchina con la skin di Legend. Allora, le do anche qualcosa da bere, prego. La ringrazio. Fanno le orografie della città? Ah, c'è qualche meccanico che fa le aerografie della città? Sì, sì, sì. Desidererei quella lì. Belle, belle sono. Se le fanno, bello, ci sta, è carina come cosa. Poi la nostra bandiera è bella. Comunque. Minchia, direi è bellissima. Ci sta, sul è cofano, scaduta, Andrea. Così ci sta. Decisamente. Sono tutti scaduti gli alcolici che ci sono su in frigo, infatti devo buttare, raga. Arrivo, mi allontano giusto un attimo qua davanti alla porta. Certo, certo. Vediamo K che dice, stasera è arrivato col pandino, ragazzi. Ma col pandino mi è arrivato K, ma vi rendete conto? Tony, Kappa. Vedi che sto facendo venire due amici che si devono prendere i due furgoni che c'è giù in garage. Vai, non ti preoccupare. Faccio come se sono a casa mia. Sì, ma figurati, io non ne sapevo un cazzo, vedi un po', ma... Stasera che intenzione abbiamo? No, serata tranquilla, dopo dobbiamo scappare un attimo da una parte, nostro. Quando vuoi. Tempo che si prende il nostro cazzo di furgoni. Io qua sono, Senti, mandi due... Dopo 7 max, va. No, raga, scaduti non possono berli, non...
Cioè, non li puoi proprio usare se sono scaduti, capito? Non è che tipo ti fanno male. Non puoi proprio manco berle le cose o mangiarle. Bella Francesco, grazie del like. Due. Aspetta. Alessandro, Francescone, grazie ancora. Allora, raga, vi devo dire la verità, ultimamente. Dimmi tutto. Tony, gli devi dire a K. 365. Vieni, aspetta. Gli devi dire. Hai messo il nome del déjà vu e non il mio. Molo system. Non c'ho niente da Molo dire. system. Niente da dire. Tono! E buonasera, prof, come siamo combinati? Il negozio più bello di tutti, il Wuchang. Sempre operativo. Il Wuchang è sempre operativo. E allora, come siamo tutto combinati? A posto, eh? Tutto bene, a posto? Sì. Buonasera. Kappa in forma? Buonasera. Sempre in forma, Kappa. Kappa, minchia, numero uno. E stasera Kappa è arrivato con la panda. Sì. Com'è? Coppandino. Oh, Tono, ti dico una cosa. Stasera vieni qua un attimo, se no Kappa si incazza. Successo. Stasera cascasse il mondo, Tono, lo sai, eh? Che vuoi fare? Andiamo a sentire fare stasera? Rapunzel va fatta. Ah, vuoi fare un Rapunzel? Sì, Rapunzel va fatta. Il cartello e tutti quelli ci sono dentro. Noi stasera ci facciamo il Rapunzel. Della maschera, c'è la polizia dietro di te. E allora vuoi fare un raperonzolo? Sì, un rappello, un rapanzio, un raptor, un randagio, Vabbè, un io. ragguaglio. Sì, sono d'accordo. Allora dopo lo andiamo a fare. Ma ti sento un po' scario, Sì, Tono, sì. come No, mai? no, no, raga, mi stavo rompendo un po' i coglioni. Che sono stato qua al locale. Stavo aspettando a K, capito che ero ora. E niente, no, ma comunque tutto Ah, operativo, operativo sono. ok. Quando mi chiami, non c'è problemi, si va a fare un po' di il devasto. Andiamo a fare un Tanto, bel raperonzolo. sì, Sì. un bel raccogliatore di prove. Insomma. Vado del lavoro. Me ne vado, Minchia, Tono. qua sono. E buonasera, Kai, Arovano. Buonasera. Buonasera, prego, accomodatevi. Open bar, signori, Come open va, bar. Per bro? chi vuole mangiare, Open bar. open bar, prego, prego. Cinciullai qua. Prego, prego. E allora, gente, che si dice? Tutto a posto? Ai. Occhio, anche bello Ma cos'è? Dove scappellotto c'era, wow. vi portate, colleghi? Nel bar del cinese? Scusi, ma che cosa ci vorrebbe dire No, niente, andiamo. lei? Ah, ecco. A parte che siamo giapponesi, cara. No, è bello il Uguale, locale, però. Guarda qua, tutto vestito bene. uguale. Vabbè, ma lo faccia parlare. Ma i cinesi sono bravi a vestire, Non ne ha visto mai posti del genere. Ma canta, signore, lei? Certo. Discografico, ora lì. Sì, sono anche un cantante. Sì. E allora? Allora, 9 coca, 9 ragù. Collega, non prendere cose esotiche, che qua non si sa mai, Non vi preoccupate, qua abbiamo tutto cibo genuino. Non vi preoccupate. me La qualità prima di tutto. l'hanno detto anche a me l'ultima volta, poi ho cagato per un'ora. Anzi, per un'ora le è andata bene, gente. Sono posti dove caga per qualche giorno di fila. Non è questo il caso, non è questo il caso. No, assolutamente, assolutamente. Vede, collega, il ragù di poca qualità non è bello verde. No, 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 de comunque devo dire che quello è vero. ci assomiglia molto al ragù bolognese, diciamo, però non è proprio uguale ora. E Ciao! ragù bolognese con carne opinabile. Buonasera, gente. Buonasera. Ancora con queste cazzo di fiche. Abbiamo due No, rapine. fliche, non lei, non Non parlo di lei. mi dissocio. Tony, Dimmi. andiamo a dare che c'è la senti, rapina. a questa Andiamo alla gente qui, fliga. dai qualcosa di andato A male. questo qua. Però No, già l'hanno dato che è a quello sì. sperutoso. Andiamo, Sì. arrivederci. Ah, Andiamo, sì. Longhini, dai. Arrivederci, Andiamo, arrivederci. let's go. E vabbè. Basta, stacco la musica, mi sono rotto la minchia. Ma solo io non la sento. Non la senti? Come no? Non la sento. Tu la senti, Gaia? Sì. Ma? Strano. Io non la sento. Boh.
Sugomagoto bellissimo. No, no, tipo Simasugi Sinamiku. Bellissimo. Ma finito il problema che riguardava De Bruce, l'infiltrato doveva portare. No, alla fine è stato ucciso. La nostra situazione è quando. Andava. Come stai? Ciao. Bene, tu? Tutto bene, te la posso raccontare una cosa bellissima che mi è appena successa? Che ti è successo? Ero con Bob, te lo possiamo raccontare. Esatto, che dici, Bob? Gli hai raccontato. Oh, che ti è successo, ragazzi? Vieni da qua. Cazzo, gliela devo raccontare questa. Dimmi tutto. Mi vado troppo fiero, devo raccontartela per forza. Minchia, vai, spara. Ci siamo fatti un Gabriellino. Qualcosa. No? Come? Ci siamo fatti un Gabriellino, no? Ok, un Gabriellino di quello sportivo. Bravo, arriviamo lì, belli belli, parcheggiamo la macchina davanti. Entriamo. Vado sul retro, inizio a ripulire. Arriva la madama, arrivano gli sbirri. Ok. E no, insomma, si inizia a chiacchierare del più e del meno, no? Cose, motori, donne. Le classiche discussioni che uno fa. Bravissimo. La cassaforte si apre, prelevo il contante, torno lì e gli sbirri stavano belli belli fuori a fumare la sigarettina. Allora guardo Bob e gli faccio: senti, sarà il caso di fare il retrofront? Va bene. Minchia, siamo passati via dal retro, a piedi siamo scappati. A piedi? Sì, non ci hanno preso. Minchia, ma bellissimo a piedi. Te lo giuro, a piedi. Per le fogne siamo andati. A piedi mi manca. A piedi per le fogne, cazzo. Te lo giuro. Devo dire che a piedi mi manca. No, grazie del cibo e del bere, bello. Prego, allora, ragazzi, ce l'ho ben bada. Divertitissimi, proprio. C'è anche le bende, per caso? Purtroppo bende no, non me ne trovo, ragazzi. Cazzo, va bene. Bende non, vi posso dare un medikit e vi offro anche un caffettino a testa per digerire, ragazzi. Il caffè sì, il medikit no, grazie. Tante le volte ci trovano sul posto anche il cazzo di medikit, lascia perdere quello. Mannaggia, mi stavo provare. Grazie, il caffettino me lo faccio subito. Quello è caldo. Eventualmente c'è anche caffè freddo, anzi dovessi No, freddo. Quando è che ce la facciamo una serata karaoke, eh? Ma la possiamo organizzare tranquillamente, la possiamo organizzare, Minchia, sarebbe bello, cazzo. La possiamo organizzare, vediamo, ora ti dico, guarda, in questi giorni sono un poco incasinato. Sì, settimana prossima devo partire, quindi appena torno, certo. L'altra dove ancora. Dove va di bello? A Milano. A Milano? Sì, a Milano. Sì, vado a Milano che c'è una fiera, a Milano. Sì, capito. E vado là, capito? Divertiti, mi raccomando. Assolutamente, non mancherò, certo. E niente, va, ce la fumiamo una sigaretta qua davanti. Volentieri. Andiamo, va. Oh, che per l'appunto gli sbirri a cui siamo scappati erano quelli che erano qua prima. Allora, vero. Ci sta. Ah, si è visto che erano un poco addormentati. Sì. Vai, sono presi una bella sveglia. Te domandino, mi racconti? Niente. Peccato. Ho preso una macchina nuova. Sì? Un'altra? Che macchina? Là, BMW. Io ancora che è sta polizia. Ancora loro. Non ho fatto niente. Caso li tappiamo. Minchia, altri sono. No, io non ce la faccio, stavo con quello, metto a tossicare di merda con quello, pelato di merda. Gente, ecco, è parte lui. Buonasera. Buonasera, prego, gente, accomodatevi. Buonasera. Prego. Ma lei quanto prega? Il giusto. Ah, ok. Il giusto, sì. Tutto a posto, gente, come siamo convenati? Abbastanza bene, dai. La situazione è tranquilla stasera. Beh, oddio, ci sono tante rapine, però. Direi ordinaria amministrazione. Sì. E vi offro mangiare, bere. Bere tutto, pago tutto io. No, c'è un open bar in corso. Ah. Ti preoccupi. Ho anche un po' di roba da smaltire, tra l'altro, prima che si va a rovinare, almeno la buttiamo fuori che. Vai. E vediamo di buttarle, che poi è peccato, no? Sì. Senta, le posso chiedere mica una cosa? Mi dica. In città mi hanno detto che lei canta molto bene, dopo me la dedica una canzone? Eventualmente sì, più tardi appena facciamo il momento karaoke, eventualmente vedete anche qualche canzone. Beh, l'ha detta il suo vecchio amico. Agenti, buonasera. Buonasera, Gaia. Buonasera. Prego. Grazie. Prego, niente. Un piacere. Hai conosciuto la gente? L'ho appena conosciuto, sì. Un bravo agente.
Come si chiama lei, agente? Anche voi delle brave persone. Cartier. Agente Cartier, molto piacere, io sono Tony. Tony Pappalardo. Ah, signor Pappalardo. Collega. Allora, come siamo combinati? Capitano. Sì. Dai, abbastanza bene. Posso... Rimbottare. Sì. Ormai io... Ah, a proposito, capitano, mentre è qua le faccio una domanda. Visto che ieri ero passato e mi avevano detto deve parlare con un atto in grado. Chi è più atto del capitano? Vero. Mi dica. Capitano, allora io un poco di tempo fa ero stato fermato in possesso di quasi $1 milione in contanti. Che mi sono stati sequestrati, ovviamente, e che mi hanno detto che sono detenuti in caserma e che dovevo andare a dimostrare da dove provenivano questi soldi. Ok. Io lo posso dimostrare, come vede io qua, guarda che provenienza che c'è. Era per il discorso del tacos? No, io il tacos non c'entro un cazzo, non... Io proprio una volta mi è capitato che mi è stato fatto un controllo durante che c'era fosse il DEFCON 1 o qualche cosa di questa. Mi hanno fermato proprio mentre era alla guida e mi hanno trovato in tasca questi soldi che io li stavo andando a depositare in banca, capito? Okay. E mi sono stati sequestrati e quindi io mi chiedo se questi soldi si possono sbloccare in qualche modo. Ciao Gaetano, a domani fra. Dipende, ha provato a fare un prestito alla banca, ma le ha messe in banca? No, me le avete sequestrate voi, in polizia, mi avete detto, dice, poi ripassa se, con le prove se le può sbloccare. Le dico una cosa, senta, nel magazzino dove mettiamo i soldi sporchi... Non erano sporchi, erano puliti. Ah, puliti? Sì. Vabbè, comunque l'unico punto dove sono i soldi in generale... Può essere il 26 del 10? 120.000, e sono soldi sporchi, soldi puliti non sono... Potrebbe essere, sì, agente, potrebbe essere. E non se ne mette, cioè non c'avevamo, abbiamo zero soldi puliti. Vabbè, comunque niente, va, fa nulla. Attenzione che... eccolo qua, ho trovato il rapporto. E... C'erano, dopo i controlli effettuati, 177.000 soldi sporchi. Giusto, sì. E 845 di soldi puliti. Sì. Il problema è che quando noi veniamo... quando noi la perquisiamo e troviamo soldi sia puliti che sporchi, vengono automaticamente bloccati tutti i soldi. Ok, va bene. No, è giusto che io mi sono informato perché poi comunque certo. Io poi ho pulito fedina, tutte cose. Ormai scusi, sono... lei come si chiama? Pappalardo Tony Pappalardo. Ok, grazie mille. Ha 4 reati di classe A, il signore. Come 4? Che minchia dici, Non è vero. Non è volevo vero. Sentire cosa mi rispondeva. Non è vero, anche io sono pulito come il culo di un prete. Adesso? In passato ho fatto degli errori, bisogna ammetterlo. Check. Anche lei, capitano, me ne ha visti fare 4 errori, però... Finalmente. Come ha visto, mi sono messo la testa a posto, Ah, finalmente. Vuol dire che ogni tanto le seconde opportunità ci sono. Ha visto che ha fatto bene a darmi una seconda opportunità? Sì. Spero che duri per sempre. Assolutamente, ormai non mi interessa più. Sto facendo i soldi con il locale, devo essere onesto, gente. Che mi interessa ormai di fare cose storte? Non mi interessa più, ormai mi sono sistemato. Hai capito. Ah, visto che siamo qua. Sì. Faccio rifornimento per la centrale. 100 da mangiare e 100 da bere. Gliele posso portare in centrale? Sarebbe un'ottima cosa. Me le porto lì. Fresca, mi raccomando. Sì, no, le vado infatti per quello vi dico, non vi prendo perché qua c'ho roba che comunque è in scadenza, quindi ve le vado a prendere fresche e ve le porto direttamente col furgone. Va bene. Assolutamente sì. Roberto. Io vengo caso subito. Mai... Se mi aspettate in centrale, ci sto manco 10 minuti. Ok, casomai mi scrive sul giornalino della città, che intanto noi lo guardiamo sempre. Va bene, allora io vado, toccate fuga a volo e vengo in centrale, va bene? Va bene, Tony. A tra poco. Allora, a tra poco, agenti. Hai visto? Abbiamo fatto un'altra vendita bella grossa, raga. Scordo gli ascensori, mannaggia la miseria. Me li dimentico sempre, raga.
Vabbè, raga, ma... Ah, devo prelevare, vero? Allora, fammi fare il conto, mi costano. Sono 150 per 200, se non mi... Sì. 150 per 200. Quindi sono 30.000, mi servono in contanti da portarmi. 30, 1, 2 e 3, via. Allora, gli dovrebbero venire 60.000, gli faccio 50 il totale, perché mi sembra il minimo, ragazzi. 100 da bere e 100 da mangiare, loro gli costano 60.000, però gli faccio uno sconto ovviamente sulla quantità, gli faccio 50, perché comunque stanno prendendo una bella quantità abbastanza grossa, ragazzi. Andiamo. Va bene. Cosa mi consigli? Scusate, devo spostare un attimo il Ferrari. Lo potete spostare un secondo, perché devo uscire il furgoncino. Grazie. vi potete spostare un secondo da lì, ragazzi, che sennò non posso prendere il furgone. Ah, ragazzi, vi potete spostare un attimo, se mi potete lasciare libera quest'area, un secondo solo. Che devi fare, Tony? Devo uscire il furgone un attimino, che devo fare... Devo portargli un carico in polizia. Ah. Minchia, ancora ostruito, ma che cazzo è? Ma la potete spostare anche BMW? Ai. Anche BMW, scusate, ragazzi, purtroppo c'è qualche problema questo garage, non lo so come. Lo so. Non so come mai mi dice che c'è roba sopra. Sarà per via dei muri, anche va. Probabile. Ok, vediamo. Oh, a posto. A posto. Vabbè, sto tornando. Se siete qua, se vi trovo qua, tra poco. Se no, ragazzi. Va bene, torni. Buona serata. Un bacione. Ciao, ragazzi. Buon proseguimento. Grazie anche a te. Allora. Sei sempre bello, biondo. Andiamo all'import, ragazzi. E via. Andiamo a fare sto carico per la polizia. Andiamo, diretti. Sì, c'è la concorrenza da sbaraia. Quello Simo, senza ombra di dubbio. Però devo dire che il locale sta andando parecchio bene, ragazzi. Ne ho avuti locali in altre città e non mi sono mai andati così bene come questo, devo essere onesto. Forse è perché comunque in città qui è stato fatto bene il fatto che il cibo scade, perché comunque in altre città, raga, dove ho ruolato, il cibo tipo lo compravi e ti restava in magazzino per sempre, quindi capitava che le persone facevano carichi tipo da, che ne so, 500-600 da mangiare e 600 da bere, e quindi poi nei locali non ci andavano mai più per un sacco di tempo, capito? Bella Marione, grazie del like. Buonasera, buonasera, fra. Vai, vai, ti aspetto, Mario. Allora, andiamo a fare il carico. Oh, che cazzo fa? Ma chi è quest'Audi? Ancora mi segue quest'Audi? Ma chi è con l'Audi così, raga? Porco Giuda. Mi stanno seguendo, ragazzi. Ma chi è? Ciao Marione, buonasera fratello. Non mi segue più. Boh. Non ho idea di chi fosse, raga. La lupara ce l'ho sempre pronta, ragazzi. In queste situazioni la lupara è sempre pronta. Sempre, sempre. Non può mancare quella, non può mancare per niente. Andiamo, va. Aspetta che gli chiamo a Gaia, vediamo dove sono andati. Oh merda. Minchia. Ok, tutto regolare, ragazzi. Tony? Gaia. Ma sei con K? No. Ho capito. Ma dove sei andato? Che io gli sto andando a portare questo carico qua alla polizia. E poi K dice che voleva fare qualche cosa. Che cazzo ne so, boh. Ora chiamo K e... Vedi un poco. Io intanto sto facendo un carico all'import. Va bene, a dopo. Ok, va bene. Dai, ciao. Ho
Ok, a posto, ragazzi. No, no, raga, non la esco alla lupara se non serve. Quella è un'arma di un certo tipo. Non può, non deve essere vista così in giro. Allora, 100 da mangiare. Chi è che mi chiama? Pronto, Gaia? Senti, Kappa ha chiuso gli occhi per il momento. Non so se è dopo lì. Va bene, dai, al dopo allora. Ok. Ciao, ciao, dai. Ciao. Allora, 100 da mangiare e 100 da bere. E ci siamo. A posto. Hai visto che ci è voluto? Un attimo proprio. Polizia è qui e andiamo belli diretti. Let's go. Sì, ci vuole la partita IVA per prendere dall'import. Sì, per forza. Se non sei possessore di un locale non puoi comprare qua. Allora, aspetta che scrivo. AD Records in arrivo per la consegna in centrale. A posto. Ah, vero, prendere qualcosa per il locale forse non è male. Vabbè, raga, in caso torno dopo, in caso torno dopo. Per ora non le voglio prendere, raga, perché, boh, vediamo quello che c'è da fare, raga. Vediamo cosa ci sarà da fare. Per ora non lo prendo, Ma che palle, dai, raga, veramente sono svenuto così. Cioè, ma sul serio, raga, ma sul serio. Bella Andrea, buonasera. Che palle. Dove cavolo è il furgone? Eccolo qua. Ok, ci sono. Bella Andrea, grazie anche del like. Bello, benvenuto in chat. Let's go, andiamo, guys. Oh, porco Giuda. Direzione caserma, ragazzi. Direzione caserma. Andiamo a fare questa bella consegna. Boh, raga, non lo so. Sono tentato di andare a dire. Non lo so, non so. Perché non so veramente che fare stasera in giro, raga. Se non c'è il resto della squadra e il cartello, io veramente non ho come lavorare. Quindi, boh, vediamo, vediamo. Sto weekend il direttore. Sì, sto mezzo è pericoloso, veramente, ragazzi. Cioè, ci si muore facilmente, porco Giuda. Anche perché, forse perché è alto, ci si cappotta, boh. Molto pericoloso, devo dire. Guardalo, guardalo. E forse è perché è troppo alto che si cappotta facilmente, boh. Però ci si muore anche troppo facilmente. Aspetta, con la cintura. Grande Andrea, benvenuto, caro. Sempre presente alle tue live, grandissimo. Fra, non sei molto pratico, no, Giuseppe, no. Sono scarsissimo alla guida, sono scarsissimo. Allora. Dai, ok, ci siamo. Arrivati. Vediamo un pochino. Bella Giuseppe, Marco, grazie dei like, raga, sera, benvenuti. Buonasera, buonasera, buonasera. Capitano, eccomi qua. Senta, che vuole? Lo metto di là il furgone? Vuole che lo porto di là? Sì, sì, posso. Di là. Ok, eccolo. Oh oh. Ecco qua. Ho portato 100 da mangiare e 100 da bere. Oh, bravo. Lo faccio a lei, capitano, la fattura? Sì, sì, la facciamo. Le faccio un bello sconto, eh. Beh, quello sempre. Prego. Grazie.
Bella Gabriele, grazie mille del like. A posto. Grazie mille. Prego. Avedano. Convergete la rapina. Ok, preso tutto. Grazie. Fatto, posso andare? Sì, a grazie. Arrivederci. Avanti, quando volete. Arrivederci. Ok. E qua ci siamo. Adesso, raga. Ora, che cazzo fa? Ora chiamiamo a Bruce, raga, basta. Vado a fare un rapello con Bruce. Ho deciso. Però, prima di andarci, raga, ovviamente devo andare al locale a posare la lupara, raga, che quella non la posso avere appresso per nessuna ragione al mondo, proprio. Anche perché ho il porto d'armi, ma quello lo lascio pure a casa. Sì, raga, lasciamo tutto, dai, lo andiamo a fare un colpetto. Raga, non so, non ho veramente che fare stasera, vi giuro. Cioè, stasera proprio, boh, serata... Non c'è nessuno, raga, non c'è nessuno, nessuno. Boh. Dollino non c'era, raga, e anche lui un paio di giorni non c'era. Cioè, rendetevi conto, non c'è nessuno, mannaggia la miseria, oh, nessuno. Ah, Bruce non risponde, non so come mai. Allora, posiamo la lupara. Mi porto la maschera da teschio. No, questa qua mi porto, dai. Porto d'armi lo poso anche. Queste le posiamo. E non ci servono appresso. Sti soldi contanti non mi servono manco. Ma per il momento, raga, cioè, porto d'armi me lo porto, dai. Se mai mi dovessero fermare, strada facendo almeno, sono tranquillo. The Last of Us non posso continuarlo da qui, Andrea. The Last of Us devo continuare dalla sala LAN. Adesso andiamo su Warzone tra poco. Bella Mario, grazie del like e benvenuto in chat. Boh, raga, zero proprio, zero proprio stasera, ma non c'è proprio nessuno. Li ho depositati nel conto della società, Leandro. Va, vabbè. Allora, proviamo a chiamare Gaia, vediamo che sta facendo, raga. Ma mi sa che cambia, cioè, che devo fare, raga? Stasera veramente nulla da fare. Tony? Gaia, dove sei? Sono al negozio di vestiti. Ah, ho capito, va bene. Perché? Tu? Boh, non lo so, non so che cazzo fare. Ora penso che tra poco chiudo gli occhi. Ah, vieni al tuo locale, che siamo io, Domandino e Cuba. Io qua sono, al locale. Va bene, arrivo. Ciao, 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 ciao. Ciao. Vero, mi cambio, raga, mi cambio. Allora, no, entra in servizio, eccolo. Bella Dad, grazie del like. Raga, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel mi piace. Vi ricordo inoltre che potreste avere 100 stellozze gratuite da donare. Vi basterà semplicemente cercare giù in basso, raga. Accanto alla chat c'è un piccolo logo con una stellina disegnata. Cliccandoci su potreste trovare 100 stelle gratuite da donare. Oh, ragazzi. Oi. E allora? Minchia, ti sei messa? Ti piace? Ma sarà che ci finiva la stoffa e quindi l'hanno fatta mezza nera e mezza bianca poi alla fine? Sì. Sicuro?
Vabbè, ma è carino, ci sta. Sì, decisamente, sì, sì. Occhio, non fare così che si vedono le mutandine, dai. Esatto. Davvero? Sì, minchia, scusa, pure, ma voglio dire. Praticamente sei nuda. Quando? Tony, ma sei passato da centrale per caso? Veramente no, ci devo passare. Vieni, che sono al centrale io. Sto arrivando, dai, sto arrivando. Ciao, ciao. Che è? E K, me lo dai un passaggio, Gaia, a centrale? Sì, vieni, vieni. Me lo dai un passaggio, grazie, ragazzi. Che dovete fare? Boh, mi ha detto di andare là. Suga, Cuba. Dai. E muoviti, Cuba. Oh, te rosso. Ma sei buona, Cuda, mamma. Ma state zitto. Gambelata ero Lorenzino. Ho guidato l'elicottero del governo. Minchia. Pure io ho guidato un elicottero. E niente, è uscito male il drift finale. Ho detto. Bella macchina. Questi copiano, Spesso ci sono andato, Marco. Spesso ci sono andato, sì, all'Hexagon. Sì, sì. E allora, raga, madonna, ma bellissimo questo colore. Sì, sì. Proprio bello. E allora, raga, che bellissimo. Andiamo a vedere se ti hanno consegnato qualcosa. Vediamo, chi me l'ha consegnato. No. Buonasera. Cazzo. Buonasera. C'è da capire? No, mi ha preso la pancia, ragazzi. Non ci posso credere, K. Maledizione a te, minchia. La banda. Lo voglio. È troppo bella, cazzo. Minchia. Troppo bella, K. Niente, ma c'ha modifiche? Colore, mio, stupidate. Ho capito, bellissimo comunque. Cazzo, troppo bello. Stupenda. Bella la panda, raga. Allora, devi se lì ci lavora. Ah, ho capito, Marco. Orpandino. Grande, grandissimo. È troppo bella, niente da aggiungere. Ma... K, aspetta, dico una parola, un secondo. Mi dica. Ma stasera non ce l'abbiamo lavoro da fare? Sembra tranquilla stasera. Va bene, no? Allora io ora tra poco chiudo gli occhi. Va bene. Tu quando devi partire, hai detto? Io considero parto giovedì mattina presto, ma tipo alle 5, quindi penso che mercoledì non lo so se ci quindi... sono. Quindi volendo lunedì, martedì. Per fare quel discorso là. Possiamo fare pure una presentazione. Perché no? E le mettiamo in vendita poi dalla settimana prossima. Che facciamo? Gli facciamo salire la foga, le facciamo vedere. Le facciamo provare eventualmente. Bravo. Cioè magari proviamo un po'. Guidava Gaia, Kappa, non so nulla. Ci andiamo all'aeroporto. Se siamo tranquilli, che comunque sia. Sì, certo. E facciamo vedere. Cazzo, anche alla pista là sotto che le potremmo fare provare, per non dare nell'occhio, volendo. E poi sarà l'altra settimana e iniziamo a fare le vendite. Sì, sono d'accordo. Così ci attiviamo subito per quel discorso. Sì. Alla grande. Sì, allora lunedì già si può fare tranquillamente. Allora, volendo anche domenica, K. Sì, domenica dobbiamo vedere un attimo a che ora c'è l'aereo di ritorno con lo stronzo del suo marito che ci ha lasciato. Allora, secondo me lunedì allora. Sì, o domenica sul tardi, ma tardi. Ah, no, lunedì. Così iniziamo a farla venire la voglia, ragazzi. Sì, sono d'accordo. Già cacciare i sordi. Perché proprio, proprio stamattina vanno consegnato all'ultimo. Sì? Ce lo sono pronte? Sì. Minchia, non fa dolore. Quindi. Oh, K, ti posso parlare un secondo? Sì, dimmi tutto. Preparatevi, mettete i soldi di lato, domandino. Tony, prima ho preso il palo con la tua macchina nuova. Può capitare, non ti preoccupare. Anzi, ora vado dal meccanico, se ce n'è uno a petto. Forse il barone. Il barone, sì.
Gasore, ci passo. La proviamo la scalata del Chiliad con la panda? Sì, dobbiamo provarla. Dai, proviamola. E poi mi vado a collegare. Ma ho visto una cosa qua dietro. Che hai visto? Che la Sicilia sta qua dietro. Certo. Minchia. Dove? E perché te ne sei accorto ora dopo 3 mesi, tipo? Là. Dopo 3 mesi, ora te ne sei accorto. La cartina della Sicilia. Ma. Anche non me la mettevo questa felpa un bel po' di giorni. Scendo di questi giorni. Minchia, ma questo colore di macchina è bellissimo, cazzo. Sì, è bello. Troppo bella, ma è di cappa forse, vero? Sì, è di cappa. Già, Mamaron. Sì, per questa è di cappa. Cappa è tua, vero questa? Sì, ma comunque l'ho appena notato, gli devo far abbassare un altro po' la velocità, ancora corre troppo. No, no, minchia, no, è esagerata. Lascialo così. No, sistema io la perché no, è pericolosa. Sì, no, perché io muoio ogni 2x3, quindi. No, io no. Minchia, aspettatemi qua e faccio pure la macchina mia personale. Dai, avanti, qua sono, che poi dobbiamo. Anzi, ci vuoi venire a scalare il Monte Ciliad con la panda? Minchia. Grazie, mo andiamo, vi vado. Anzi, venite da quella parte al demonio, venite al demolito, ragazzi. Ah, nel frattempo me la posso modificare questa. Senti, la modifichiamo. La voglio fare verde cassonetto della spazzatura. No, ma tu ti immagini a scalare il Monte Ciliad con la panna? No, vabbè. No, vedi che è troppo bella. Insomma. Ma non ci sto credendo. Ma comunque cammina. Ah, 160, guarda sì, qua. Sì. Ma dove minchia sto andando? Dove dovevamo andare? Ma una frenata con Pandino in tangenziale. Andiamo a comandare. Ma dove è andato K? Al demalito. È demalito dove minchia. Aspetta, il garage. Ma lui sarà già arrivato. Aspetta che metto io. Sì, mettelo dove, che io non lo so dove. Cazzo, corre Pandino. E come se corre? È demalito lì. Ok. Via. È troppo bella. Eravamo praticamente arrivati. Noi siamo bravo, voglio. È troppo bella, cazzo. Ma sta volando questa panda. Stiamo volando 160. Sopra chi sta panda. 170. No. Ma poi ha una frenata. Guarda come si ferma. Proprio si ferma subito. Sì. Sì, sì. Buonasera. Buonasera. La vorrei fare vede. Vede pensionato sfrizionante matto. Verde. Gliel'ho detta Simo, eh. Vede pensionato sfrizionante matto. Vediamo se capisci qual è la tonalità giusta di verde. Madonna, ma c'ha colori proprio fluo. Arrivederci, ciao belli. Ciao bello, alla prossima. Ciao. Eccolo, anche l'hai trovato proprio perfetto, cazzo. Forse un bello più scuro. Eccolo. Proprio così? Sì, sì. Poi vediamo che c'ha. Bellissima. Vediamo. Perciò ci puoi fare l'allestimento 4x4. No, ma un verde più chiaro, però. Più chiaro? Eh sì, proprio quello scolorito vecchio, penso. Ma dici che non è questo qua? È un po' più chiaro? No, è più chiaro. Si può montare Young? Eccolo, no. Ma quello è proprio verde acqua, quello no, là. No, quello è proprio verde acqua. Minchia, però anche verde acqua non è malaccio. Però no, verde scuro, quello. Cioè, quello lì però un po' più chiaro. Quello di prima un po' più chiaro. Proprio come il cassonetto della spazzatura. Così, dai. Forse un punto più scuro. Eccolo, così, perfetto, va bene. Confermiamo. Mi sta piacendo, la accendiamo. Bellissimo. Poi facciamo ovviamente vetrine. Sì, il telefono, pronto? Neri? Sì. Targa nera.
Sì. Alla fa... Vabbè, ovviamente facciamo turbo, fari. I fari mettici le... quelli gialli però sempre. Ok. Bellissima, ragazzi. Motore. Panda armato. No, raga, che bellissimo, ragazzi. E i cerchi li mettiamo off-road. Mettici i cerchi off-road per salire sopra a Monte Ciliad. Comunque, forse i vetri non li voglio fare oscurati, sai? È vero, Alessandro, sai che li voglio fare. I cerchi vanno bene? Perfetti sono. Ma sinceramente neanche io li farei oscurati. No, 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 meglio così. A posto, perfetto. Ci siamo. La puoi fare più alta di sospensioni? Proprio alta, alta. L'ho alzata al massimo. Ah, ok, ok. A posto. Il portapacchi si può cambiare? No, non c'è niente nel via. Tutto quello che c'era te l'ho fatto. A posto. Allora, la proviamo la scalata. Sì, sì. Ah, gliela puoi fare anche una riparazione e una pulita mentre ci sei? Subito. È bellissima. È veloce eccezionale, comunque. Ma sti faretti verdi, gialli. Dovrebbero essere gialle, però sono... verdi. gli interni non si possono cambiare. Ah, no, riparazione è pulita, abbiamo detto. Purtroppo gli interni non si possono cambiare. Quest'auto me l'aveva detto K che aveva poche modifiche, però bellissima, ragazzi. Troppo bella. Certo, non è proprio la Panda reale reale, cioè qualche piccola differenza c'è, ma dai, cioè, ci siamo, ci siamo. Giallo Bioghetasi, chi l'ha scritto Giallo Bioghetasi, primo? Vediamo. Bellissimo Giallo Bioghetasi. Ora glielo dico a K. La prossima volta poi la proviamo, sai come? E così, vede, è quello classico. La prossima volta la proviamo Giallo Bioghetasi. Una. È bellissima, ragazzi. No, è il massimo, è alta al massimo, Danilo. Me l'ha fatta alta al massimo, gli ho chiesto apposta. Vediamo ora appena esce brillante com'è. In realtà era già pulito praticamente. Top. Vai, pronta, finita. Ci siamo. Quando pago? Vada, vada pure. Anzi, offre tu. Ora che ho fatto sistemare la centralina, prova la macchina mia, dimmi come va. Vediamo. Ah, aspetta. Aspetta, aspetta. Bianca darà una pensionata spericolata, bellissima. Vai. Ricordi una bellissima gioventù. Vai, con la panda piano sulle banchine. Vado piano, vado piano. Non la rompere. Madonna mia. Madonna, madonna, ragazzi, madonna. Ma che cazzo, già sono a tre... Ma è esagerata! Giuro che è esagerato, ragazzi! Guarda qua che velocità! 200? Ma troppo forte! Proviamola qua! 315, 350, regà! 350! 350! E la torno senza l'alettone però, spiazze. Raga, 3,50 fa. Madonna mia, madonna mia.
È soltanto mia, non ce l'ha nessun altro. E meno male che non ce l'ha nessun altro. Lo spoiler comunque era un poco troppo pesante. Io l'ho staccato volontariamente, sì. Come va, Tony, sta macchina? Madonna mia, ho fatto tipo 3,60. 3,50, non lo so. Vabbè. Come? Andiamo al Cidet, parcheggio questo e andiamo col pandino. Va bene. Andiamo, va, che ci facciamo sta io scalata. Mi metto in zitta? Non ti puoi mettere anche seduta, facciamo mettere a K in zitta, no? No, no, mi metto io così è più facile per me rimanere in vita. Ah, ok. Ma... Dimmi. Ok. Andiamo a scalare la montagna. Allora... Onestamente, gli voglio chiamare una persona che vediamo se si vuole aggiungere, va. Yeah. Questa scalata. Aspetta. Scommetto mio fratello. Sì. Pronto? Bruce. Bello. Che minchia stai facendo? Abbiamo rapito il capo della polizia, faceva troppo lo sbruffo. Come hai rapito il capo della polizia? Certo. Mannaggia. Ah. E io che ti volevo invitare a fare una cosa divertente. Del tipo? Mi ha regalato una macchina K che non te lo puoi immaginare. Cioè, se allora sbrigo questa cosa e arrivo. Se ci sono, non lo so se mi trovi ancora, perché io tra un poco penso di chiudere gli occhi. Però, insomma, tu chiamami appena hai finito, va bene? Va bene, ok. Oh, occhio, perfetto. Stai attento. Vai tranquillo. Avanti, dai, ciao, ciao. Grazie, sono... Ciao. Ciao, ciao. E niente, sta facendo bene. Ma ti rendo hanno rapito il capo della polizia, dice faceva troppo lo sbruffone, ma come? Ma il capo della polizia? Ma va a demo, ma si mettono in Defcon. E ora si ingazzano, perché ora si ingazzano, vedi quello che poi è fatto. Oh, comunque anche il pandino non scherza, K, 165 stiamo facendo. Certo, lo stesso praticamente appena scendo di qua è come succede il Parkinson. Non seccare il tipo che non è che sta tremando di più. Mi sento un poco instabile, però. Da come vai? Ah, e poi è la frenata. Minchia, una frenata impressionante. Da come si ferma immediato. È top. Bella macchina, veramente. Vero. Dai, occhio, che il cambio della panda è lungo. Sì, è pandino. L'ho sentito, eh. Esatto. Ora glielo dico a K. Ora glielo dico questa, sì. Vabbè, Tony. Meglio. Come? Esce prima il bimbo. Non ho capito. Esce prima il bimbo. Ah, sì, beh, sì, questo bimbo. Sì. Madonna. K, dopo i 160 praticamente la macchina la guida lo Spirito Santo direttamente. Ai. Come nella realtà. Sì, praticamente sì. Che freni a tamburo meglio delle pinze sono, da qua. È come un freno, perfetta. Madonna, raga, ma va la pandina, andiamo va a scalare. Allora, l'ultima volta l'abbiamo fatta con la lapa. E con la lapa abbiamo avuto serie difficoltà, sempre nello stesso punto. Lungo sono arrivato. Meno male che è 4x4. Insomma, non è 4x4 questa qua. Sì, sull'Etna sì, possiamo salire. Con questa salgo facilmente, salgo. Niente, raga, abbiamo trovato un nuovo mezzo di quelli esilaranti da utilizzare. Vai, pandino! Così, capanda, via! Una chiana montagna e si va a fare la scampagnata direttamente sopra all'Etna, da un rifugio sapienza. Secondo me il pandino, la scalata, se lo mangia. Vabbè, non male, con la panda di salita problemi non ce ne sono e di calata ogni santo aiuta.
Perciò dice con la panda non ce n'è problemi. E vai così. Panda 7,50. Vai con Dio. In galleria. E allora dov'è che si deve girare qua? Qua. Devo seguire sempre la strada. No. Vedi che c'è un trucco qua. Eccolo là. Ti faccio vedere dove non siamo mai riusciti a passare con la lava. Perché siamo molto vicini a dove non siamo mai riusciti a passare. Qua già qualche difficoltà c'era, però diciamo che ce l'abbiamo fatta fino a questo punto, no? E certo, con la panda però non è male. Però arrivate poi qua, c'è questa parte pianeggiante. E poi sopra questa salita qua a destra, là ti voglio. Minchia. Secondo me la panda ce la fa senza problemi, ce la vedo bella guerita. Neanche la pensa la salita. Manco la vede, manco la vede. Dov'è la salita? Di che salita stiamo parlando? Scusate, qualcuno vede salite? Io sembra veramente non ne vedo salite. Sembra che stiamo a piano. Che praticamente è tipo che siamo in pianura, vero? Sì. Che spaziale. Ecco, madonna, manco con la Jeep ci sale così. È una garanzia sta macchina. Va. Ho parlato assai, ho parlato. Ega, mi sono perso lo slancio. Aspetta che la risolviamo. Sì, un po' di slancio ce la facciamo. Sì, aia, questo punto duro. Tu immagini con la lapa. Come minchia lo devo superare mai con la lapa? Poi lì, ti sei fermato. Una volta fermato, siamo fregati. Non mi devo fermare, deve essere continuo, così. Oppa, hai visto che ci vuole. Oppa. E vai con la panda. Non c'è problema. Non mantiene nulla. Guarda, guarda come sale, madonna mia. Ma dove sono queste salite? Dove sono le salite di una volta? No, vabbè, ci stiamo arrivando, eh. Andiamo a pandino, praticamente, non avevo dubbi. Minchia, aspetta, perché io la voglio fare proprio sporca. Perché se il pandino mi riesce a fare una cosa del genere, io proprio... potrei sentirmi seriamente male. Vediamo un poco, fatemi fare una prova. Dici che il percorso hard ce la fai, secondo pandino? Secondo me... Tony, non rischiamo. Non ce la fai, pandino, il percorso hard. E vabbè, non nuoci. Andiamo male, eh? Sì. Tu dici che non ce la facciamo con un po'... Aia, ci sta. Aspetta, guarda come salgo. A che c'è problema? A che c'è problema? Ok, proprio io, anzi, ora la completo tutta così, via. Ando. Pazzi proprio. Sì, ormai più. Ho capito che la trazione vera ce l'abbiamo al contrario, cap. Guarda come sale pulito retromaccia. Uva stretta qua, non c'è problema. Vai, che il rifugio Sapienza è vicino. Etna, stiamo arrivando. Un attimo, siamo arrivati, no? Ecco qua, hai visto che ci vuole un secondo preciso. Non c'è problema proprio. È meglio di quando vado io con la macchina avanti, guarda, eh? Guarda come tira, guarda. Madonna mia, è agguerita. Minchia, questa è brutta, ma salita, amore. Certo, ora qua... ma solo le retromarcia, forse la possiamo affrontare questa qua. Vediamo che succede. Ci siamo quasi, Sapienza è là sopra, lo vedo. Non manca molto. Cratere centrale, là è... stiamo arrivando. Scampagnata, sull'Etna, 2022. Vai. Pasquetta col direttore, con Gaia. Ma guarda come sale, guarda. Come sale, non c'è problema. Tutta retromaccia e il pandino s'arrampica praticamente pure in dei muralisci, cappa. Ce l'hai presente i muralisci? Il pandino non saliamo senza mai. Problemi, saliamo. D'acca. Va bene. Minchia, spettacolare. Siamo arrivati, minchia. Non ci voleva. Palo. Aspetta, retromaccia e via. E si riparte. E ce l'abbiamo fatta, eh? Mi sa che siamo arrivati. Pure le scale qua, sa, tutto così. Io ormai il pandino là sopra glielo devo portare. Caso se graffia niente, poi lo porto da carrozzia. Minchia! Problema grosso. Aspetta, ora le sistemiamo. Il pandino bloccato non ci resta mai. che ci sono pietre dietro per caso? Qualcuno vede pietre? Sì, sono pietre. La panda non le ha viste però.
Minchia, ora una bella foto panoramica, però gliela dobbiamo fare qua sopra. A lavanda. È fondamentale, secondo me. Manca, ma è proprio la macchina dei record. Non la da aggiungere. Certo, un pochino di bottarelle le ha appese, eh. Ma è fatta per resistere a qualsiasi tipo di urto e intemperie. Ok, ci siamo. C'è una bella foto ricordo. Ti faccio una bella foto, eh? Bella foto ricordo di quella serie. Proprio appoggiato qua. Nessuno può resistere al pandino. Nessuno proprio, eh. È troppo bello. Spostati un attimo. Ma è spettacolare, spettacolare. Bella Mauro, Lorenzo, grazie dei like, raga. Bellissima, bellissima. 500 Sporting sarebbe il top del top. 1100 voglia. Ai ai ragazzi, serata veramente molto chill oggi. E niente, va avanti. Riscendiamo. Si ritorna giù. Andiamo. Vai. Prego. Prego, salire. Prego, 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 prego. Arrivo. È vero, Maxi Lopez, preciso. No, Vito. Ma mi fate mettere a me in sito? Ai ai. Ai ai. Questo ha fatto male. Col pandino troppo facile, è vero ragazzi. Col pandino è stato veramente facile. Ah, sì, normale. Scendora. Si riparte. Oh. E niente, sempre di qua viene Tony, eh. A posto, a posto. Ci sei ricascato. Non ti preoccupare, era tutto programmato. Oh, questo no, per esempio, Un inconveniente, ma può capitare anche quello, voglio dire. Ci può stare. Io vorrei provare la discesa dall'altra parte, che è più pericolosa. Andiamo. Dall'altro lato è quella un poco più dissestata, mi pare. Ma secondo te il pandino c'ha paura? No, non teme nulla. Soddi e paura. Mai avuti. Eccoci qua, minchia. Oddio, se vogliamo di qua il botto lo facciamo forte, eh. Sì. Aeropla? Ehi. Dimmi. Grande cinico. No, non ho capito, scusa. No? Destro o sinistra? Ma K sta qua con me. Sinistra. Sembra più lunga. Adesso te lo mando. Cosa ti serviva? Oh. Ok, piano, va bene. Piano. Dai, ciao. K? Lega? Aeroplano ha bisogno del modificata. Sorbente. Già è modificata la lapa. Ma che ci torniamo, non lo portiamo. Aeroplano. Poi perché si chiama aeroplano? No. Come torniamo e te lo portiamo. Io mi chiedo, che cazzo è questo aeroplano? Ah, ok, vabbè. Comunque io l'ho detto a K, lo sa già. Vabbè. Ciao, aeroplano. Senti, una domanda io ti vorrei fare. Ah. Ma che cazzo è questo aeroplano? Domandino. Ma per quale motivo è aeroplano? Perché vola. Ma... No, non mi è chiara questa situazione. Ma neanche a me sinceramente. Vabbè, comunque è aeroplano. Che genere di volo fa? Dì a Domandino di farsi trovare al sesto piano di qualche palazzo e vediamo se davvero vola. Sì. No. A meno uno dicelo. Oh! Oh! Scusate, piccolo imprevisto, mi sono distratto una minchia, qua mi stavo distraendo esageratamente, per esempio. Ma forse non è strapiombo. No, è più che uno strapiombo quello.
Aspetta, non mi devo distrarre di nuovo. Se mi distraggo qua è finita. Cioè, arrivederci e grazie, c'è. Pronto! Con chi parlo? Con aeroplano. Zio, dimmi tutto. Op! Sì, certo, quanto te ne serve? Ok, ci siamo, dai. Va bene, va bene. Ah, facciamo così, fra poco ti chiamo e ti do un civico. Ok, perfetto, ok. Ciao. Aia, aia. Questa la vedo brutta. Mamma mia, questa minchia, è minchia. Prendi aderenza, Pandino, prendi aderenza. Vai, Pandino, magari sei impressionante sta macchina. Oh. E preoccupare, ha un'aderenza clamorosa. Che cosa hai premuto, Gaia? Cosa? Ai ai. Questa è stata una bella botta. Ai, chi sei stato pesante? Ai. Dai, passa il posto di guida. Ai ai. Sono passata, ma non fa nulla. Eccola. Ah. Ai. Una bella botta ho preso qua. Sta a posto? A due posti, no? A posto. Ai. Bella però, bella, bella veramente la panna. Allora, dove andiamo? Ci abbiamo da consegnare un po' di solvente, ragazzi. Un po' di solvente? Sì. Ho capito. Ma l'aeroplano quanto ne serve e per chi li serve? Boh. Pronto? Come? Buongiorno. Non ho capito, K. Aspetta. Ad aeroplano quanto ne serve? Ho visto il cofano in corsa. Dimmi tutto. Sai che vado direttamente su WhatsApp. Quella roba dovrei controllare. Ma quella c'è tutte le armi chiuse, perché quella potresti prendere lì. Ok, dai, fammi vedere se c'è niente. Sì, è vero, gli ammortizzatori si sono scassati, ragazzi, schiacciati. È vero, guarda. Ma mannaggia la miseria. Cappa. Beh, scusa, non ti ha chiamato... Anche te? Oh, 182. Non mi ha chiamato. Oh, tenetevi, che qua stanno tremando tutte cose. 182 siamo. Bruce? Cappa, l'hai visto gli ammortizzatori di dietro? Ma va, non ci sono più. Beh, se prendiamo un'altra botta, te credo. Cappa, non ti ha chiamato? Chi? Aeroplano, chi stava con lui? Ma non so se sono le stesse persone. A me me l'hanno chiesto 50.000. Ok, mi ha detto che ti faceva chiamare da Cuba. Non so se ci sono loro. Ok, perfetto. Allora, oh, Tony, ma hai visto che motore che c'ha? Madonna mia, 750 fire, una garanzia. Comunque, sto per rimanere a piedi con la benzina, cazzo. Aia, questo è un problema. Bello grosso. Vuoi che guido io? Sì. Abbiamo anche la ruota di Scott davanti, eh. Oggi domani ci siamo. Dove andiamo? Non lo so, io penso che vado a chiudere gli occhi direttamente, sai. Ok, quindi mi fermo al tuo locale, Tony. Beh, vela, vela. Metti puntino. Ah beh, gira dal demalito prima di ripariamo sta sì, macchina. Sì, 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 vai. Ok, mettete puntino. Se no tutta scassata. Con l'esperienza, Tony, che ci arriviamo molto malissimo. Capito. È una bottarella qua, mi sa che ci abbandona.
Eh sì, Leandro, è un altro stile di è gioco. piaciuto il regalo di zio K. Come, come? Ti è piaciuto il regalo Minchia, di zio è K. Come se mi è piaciuto, K. Lo amo, veramente. Ma tu lo sai che a me questo genere di macchine qua mi piacciono particolarmente. Ma a me tanto tempo fa mi è arrivata una richiesta di questo. Solamente che all'epoca non si trovavano. Eh già. Grande K che mi ha procurato il pandino, raga, che grande. Ma dimmi, ce ne sono altre in giro di questa qua? No, no. Questa, stamattina mi è arrivata questa. Bellissimo, cazzo. Ma non ne venderò, non le farò vendere queste. Questa è di Tony. Grande, bellissimo. Allora ci vuole il bello asso di mazzo. La 500 Sporting. È la 500 Sporting, è una 500 antica, tipo sempre fatta sport. Ce l'ho presente, sai. La Renault 5 GT Turbo la vorrei da morire, raga. La Lancia Delta Integrale Martini già ce l'ho, anche se non la uso quasi mai. La Ritmo, è vero, la tipo. È una bella Ritmo. La Ritmo ci vuole compro. Ma quella penso che è ancora più difficile di questa qua da trovare. Sicuro. Ah, la 500 Abarth c'è già di base. Ok. Oh, ho guidato bene però, no? Siamo arrivati. Sì. Per una volta ho guidato bene. Proprio si è fracassata sta macchina nella salita. Dani, Dani, ma riflettiamo una cosa. Siamo arrivati senza ricevere nessun altro urto. È vero. Hai visto? Ho guidato bene. Vuol dire che il problema allora era il pilota. Diamo una bella riparata a sta macchinina. Quella quadrata vecchia, dici, Simo? L'Escort Cosworth mi sembra che già c'è, Cristiano. Lo... Dai, ma l'ha vista la punto? No, c'è la punto. Annaccia la miseria. È arrivata pure la 1, ma la 1 se la sono presa. Sì, la 1 ho visto, ho saputo. La punto bella, eh. Ma la punto quale, la grande punto oppure la punto vecchia? Aspetta, non te faccio vedere. Forse ci sono nel magazzino. Bellissimo. Vai, va, mandamela, sì. Bella pulitina. Che è troppo bella, cazzo. È bellissimo il pandino. Momento, eh. Wow. Pubblicità. Gaia, ma quindi tu quando ci sarai là a Milano? Credo nel fine settimana. Sabato e domenica? Ah, sì. Non ci credo! Non ci... Ah, vai, però, capo, ma tu però così non me le puoi uscire. Ma non ci sto credendo. Ma non ci sto credendo. Ma dove minchia l'hai trovato? Si sono sbizzarriti stamattina, eh? Ma la punta è troppo bella, la punta. La notte ci siamo sbizzarriti. È troppo bella. Sono quelle che sono, che considero. Vabbè, però dai. Però, non è facile avere certi tipi di macchine. Già avere queste è una grande cosa. Mi chiama, è bellissima. Andiamo qua, vediamo gli interni. Vai. Vediamo, la provo. La punto, raga, certo, non è proprio una punto. La ricorda, diciamo. La ricorda la punto. Questa qui non è proprio simile al... Madonna, raga, ma mi sa che va forte. Mi sa che va forte st'auto. Però è incontrollabile. Madonna.
Madonna, madonna, raga. Ho fatto danno, K. Ho fatto danno, K. Ho fatto danno. Ho fatto danno, ragazzi. Vediamo un po' che velocità fa. Raga, ma va fortissimo, vi giuro. Vediamo già 150, 160, 170. Raga, voglio sta punto, va fortissimo. 200. È originale. Non ha manco il full kit, fa 210. Non ci credo, raga, non ci credo, è bellissima. Voglio sta punto, raga, voglio sta punto, è troppo bella. Troppo bella, ragazzi. Certo, una punto che la ricorda davanti. Il retro non mi ricorda una punto affatto, però davanti sì, dai. Vai, la vado a vedere, la vado a vedere, Simo. Sì, sì, questa qui è quella che guidavo sempre su coso, su Assetto Corsa. Vi ricordate, raga, quando giocavo Assetto Corsa? Guidavo sempre quella per le cronoscalate. Voi, è bellissima quella, 500. Cazzo, fino alla fine ho sbattuto. La Clio bella anche, è vero. Oh merda. Niente, K è scatenata, eh? È troppo bella. Questa ma è il motore della punto GT, Tony. Come, come? Questa è il motore della punto GT. Ma è esagerato, fa 2,20, mi sa che è originale anche, no? Penso sul 2,40, 2,30 massimo. Madonna, è bellissima. Ma qua è alto. Considera la punto GT, cammina, eh? Buonasera, minchia se cammina. Stava volando sopra il gadduccio, mi sei mancato. Allora, fammi vedere qua. Che è successo? Niente, vai, io ora vado a dormire. Ok, fammi chiamare questo. Più che dormire vado un poco a sparare. Interessante. Interessante. Sì. Sì, sì, sì. Ma sì. Sai che dopo mi faccio un giro pure io. Allora, ciao. Dobbiamo portare un po' di solvente. Va bene. Da quando deve passare? Oh, ragazzi. Buonanotte, va. Tony, ci becchiamo domani. Domani no, dopo domani. Dopo domani. Avanti, va. Buonanotte a tutti quanti. Buonanotte, Tony. De pande. De pande. Ma te la posso dire un'ottima cosa, K? Dica, dica. Tu lo sai che cos'è la panda? Panda al lavoro e panda a fanculo. No. No, 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 panda. Panta. Panta. Una panta. Cazzo. Così, guarda, ti faccio vedere. Una panta. Hai presente che cos'è una panta? No, cos'è una panta? Vuoi saperlo? Vai. Una panda è una funce di minchia alta tanta. Vi lascio con questa perla. Una buonanotte. Ai ai ai, raga, andiamo un po' a warzonare ora. Andiamo un po' a warzonare. Questa la lasciamo al locale, così ce l'ho parcheggiata lì. Chiamo Bruce, vediamo che sta facendo, se è libero magari lo raggiungo. Ma c'è lo scarico dorato, tipo. Non lo so, Bruce, raga, non so che sta facendo, mi sa che però non è operativo, non risponde. Bello, sono! Oh, Bruce, sei operativo? No. No? No. Stai ancora facendo quel discorso? No, no, ho finito, dove sei? Io, dimmi tu dove sei che ti raggiungo, ti devo fare vedere una cosa. Sono al Nicky. Sto arrivando, fatti Vai. Trovare fuori. Ok, arrivo, ciao.
Allora, eccolo qua. Al Nicky, andiamo. Andiamola a raggiungere al Nicky, vediamo che dice della panda ora. Sono curioso di sapere che ne pensa. È troppo bella, ragazzi. Vediamo che dice Bruce. Paolo! Paolo! No! Minchia, Grande Toro! Robin, ninja, con la banda 4x4, ok. Paolo! Con questa altra che rapello, E allora? no, Paolo! Aspettavi? Paolo! No, Toro! Andate dietro, è bellissimo. No, Tono! Questo è meraviglioso. Com'è targata? È targata. Non lo so perché c'è scritto busta. Onestamente, Lo dico io perché Tony, perché quando si fanno le rapelle la pula prende tanta busta. Sì. può Bambino, essere, cazzo. vedi che è micidiale, Questo tono, eh? minchia, E lo lui sai, sa che allora, cosa? lo sai cos'è che non mi torna, tono? Cosa? È che vedo te con la panda, con i tuoi vestiti quelli Sì, storici, è sì. quello che non mi torna, capito? Passo un bastone. Quello non mi torna, non lo so che cosa c'hai in mente, tono, io non lo so. Bella, bella. Devo dire anche un'altra cosa. Vai. Kappa mi ha fatto provare questa qua. E Sì? mi ha fatto provare la Punto vecchia GT. Non hai idea. Originale fa 2,30. Un missile. Ma è incontrollabile, proprio è per morire. Madonna, tanta roba. È spettacolare questa di Tono. Questa è spettacolare, Tono. No, è troppo bella, è troppo bella. Io appena l'ho vista mi sono sentito male. Ma va, quanto fa? Tipo 170. Non sono Minchia. male, cioè, prima ho fatto 180, però cioè, superate i 140 così la guida lo Spirito Santo direttamente, perché ci sono Bella americana. dei... Lo stezzo inizia a ballare proprio, manco in discoteca. Canta lo sterzo, Sì, Tono. e poi gli ha mandato lo Bella. scarico dorato, non so come mai. Sì, Boh. boh, è spettacolare, oh. È bellissimo. Spettacolare, Tono. Perché Grazie quando alla mi hai detto vada sul mezzo condivisione, mi aspettavo tutto tranne che questo. Andrea. Ma questo qua non me lo aspettavo manco io. Mi ha chiamato, mi ha detto: Tony, ti ho portato una cosa. Minchia. Non lo so, Tono. Questo lo sai, no? Prima o poi andrà. Sì. No, ora no, però. Dai, capisco, però. Oh, comunque ho visto una roba. E Che hai visto? te la devo dire, per forza. Che Dimmi. bastardo. Ma che bastardo era quello lì che ti parlava e poi alla fine sei arrivato in fondo. Ma è così spettacolare? Minchia, è bellissimo, sì. È proprio bello. Io sto L'ho andando fatta. là ora. L'ho fatta anch'io, eh. Ti aspetto. Minchia, io sono. Ma il bello è che ho visto che proprio sei stato un grande con l'infamata, Ma proprio. l'ho portato a combimento. Sì. Ma domani, ora io domani vedi che esce quello lì, quel video lì uscirà proprio montato. Ma io ce cioè, l'ho visto in anteprima, vedi, proprio le risate che mi sono potuto Ma fare. io ero lì con te, no? Proprio nel piano. Hai capito? Minchia, Perché me la sono goduta io proprio. me lo sono rivisto tutto, però con montaggio, credimi, con montaggio è bellissimo, cazzo. Io me la sono vista dall'inizio alla fine, come è nato e come è finito, minchia, meraviglioso, cazzo. È stato troppo bello. Ma capito? Cioè, si possono fare troppe cose divertenti, capito? Ma te lo immagini? Cioè, io me lo immagino, minchia, una meraviglia. Sì, troppo bello, troppo bello.
Infatti io non sto vedendo l'ora proprio di andare là come un cavallo. Un salto un giorno di questi ce lo faccio anch'io. Quando vuoi. Chi è questa cosa? Sarà il domandino, penso. No. O sì. 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 Voglia, insomma, ma se che mi ci dici? giochiamo. E niente, vai, io ora ero passato a farti vedere la macchina, ora chiudo gli occhi e Ok. vado un po' di là. E niente, tu invece, novità, qualche cosa? Niente. Ah, ho visto un bambino. Un bambino nuovo in giro, quando ho aperto gli occhi stasera. E E che cazzo? non lo so, era un bambino piccolo con la macchinina, sai, come quelle che c'aveva Brunino, quelle piccole giocattolo. Ah, blu era la macchinina. Sì. Io l'ho visto da lontano, ma non l'ho visto nel viso. Questo qua io Sì, è ero. venuto anche questa mattina al tacos, sì. Ah sì. Sì. E com'è che si chiama? Non lo so perché poi sono uscito fuori Porca troia. Se lo vede Brunino, minchia. Lo Sì. spacca Impazza tutto. Brunino, diventa un animale quello. Chiama Brunino che non lo vedo. Io stamani ci ho fatto una rapina insieme. Siamo andati. Ha tirato fuori. Che cazzo era? La K47. Ah, vabbè, quello giocattolo però. Sì. Però l'ha sdraiato uno. Anche se era a pallini si vede l'acce casco così. Vabbè. Uno l'ho fatto io, uno l'ha fatto lui. Sono sempre i giocattoli che gli passa lo zio Addo, perciò non lo so, Sì. vabbè, comunque, voglio dire. Mi piacerebbe farmi una sega dentro la tua macchinina, lo sai, Tono? Ah, sì. Un giorno, quando vuoi. Ma se vuoi anche adesso, mentre io la lascio nel garage, strada facendo, per me non c'è problema, eh. Dici? Se vuoi, guarda, non ci sono problemi di nessun tipo. Allora te me la fai a me, io la faccio a te. Dai. Vai. Nonno, prendi la mia macchina. Sì. Ci vediamo al locale da me, va. Occhio, perché qua il cambio è bello lungo, non sbagliare. Ti può capitare facilmente. No, ma è meravigliosa, Tono. È troppo bene. Hai visto gli intendi? Aspetta, fammi vedere. No! È bellissimo, è bellissimo. Comunque quattro posti? No, no, purtroppo due. Poi prova a sederti dietro, ma mi sa che è due posti. No, penso anch'io sia due posti. Sì. Vabbè, dai, meglio di No, niente. va bene, minchia. Ascolta, cosa ti volevo dire, Dimmi tutto. Tono? Ti volevo dire una cosa, ma me la sono scordata, porca puttana. Bella, Ah, grazie del t'ho follow, preparato un po' cos'è di qua? roba, eh. Ma di che roba si parla? Collane, diamanti, Rolex. Ah, Poi a posto. quando hai di tempo ci vediamo. Tu raccoglietene un poco, così io te li prendo. Tipo c'ho 50 Rolex, Allora. 200 catene di... Poi c'ho tipo una quarantina di diamanti. Top, allora, domenica sera. Me li sistemi, mi mandi un messaggio con la lista esatta e io me li vengo a prendere. Sono al Wuchang da Tony. Che civico è questo, Tano? 365. 365. Ciao. Va bene, io tanto c'ho tutto lì. E semmai forse venga a fare un salto alla Tony Corallo, eh? Però io voglio stare con te, Non male. eh? Alla Wuchang. Sì, assolutamente sì. Va bene, Tono. Avanti, va. Ti lascio, dai. Ci Buonanotte, aggiorniamo. Bruce, ci Buonanotte, aggiorniamo. Tono. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Sì, li deve dare alle mafie, infatti, Vito. Però io ho fatto un accordo che sappiamo solo io e Bruce, che la roba più costosa gliela compro io direttamente, che gliela pago di più a lui, capito? Cosa che ovviamente né le famiglie, né il direttore, né nessun altro deve sapere. La sappiamo solo io e Bruce questa cosa qua, capito, Vito? Ho fatto questo accordo, abbiamo fatto questo accordo. Perché così lo favorisco, ragazzi, così lo posso favorire un po'. Allora, nel frattempo che si avvia il nostro goddettino, raga, ci famo due chiacchiere, ci famo. Signori, signori, signori miei, allora.
che intanto sta startando, metto un po' di musichetta. Cosa sta facendo? Sta ruspando la palude per cercare gli animali. Dove sono gli alligatori? Questa canzone praticamente ormai la sento continuamente su TikTok. Allora, Shella Rivas. Eccola qua, la nostra amata Shella Rivas. Chiama Francesco. Allora, guys. Allora, settiamo tutto e si riparte. Ok, ci siamo. Ludovico, Francesco. Allora, guys. Skip. Battle Royale e annamose, dai, che sono bello carico. Oh, ragazzi, se volete venire a giocare, con immenso piacere, io vi aspetto. Sbaglio si dimagrito? Un po' sì, sai. Un po' sì, anche se non sto facendo dieta né niente, raga. Però sì, sono dimagrito un po', sì. Assolutamente. Rispetto all'anno scorso, sì. Non saprei dirvi di preciso di quanto, onestamente. Questo no. Allora, vediamo un attimo. Nel frattempo ne approfitto per settare tutta la live. Cambiamo la categoria e ci mettiamo su Call of Duty Warzone 2. Allora. Bello, sto gioco mi piace troppo, ragazzi. Mi piace un sacco, veramente. Sto morendo di sete. Tra l'altro ho anche poca acqua. Dovrò riscendere a prenderla tra un po'. Allora. Yo. Ma? Olè, ci siamo. Eccola, guys, dai che starta il nostro gameozzo, annamose. Ok. Dovrebbe essere cambiata già la categoria della live. Vediamo se è cambiato. Senti, spero che rimettano il vecchio. Non mi ci trovo per niente. Raga, è normale, è il nuovo gioco. Non lo rimetterà. Cioè, il vecchio Warzone, sì, ok. Sicuramente poi riapriranno i server, molto probabile. Però non penso, raga, che sarà una cosa fatta molto nell'immediato. E comunque, raga, è anche è questione di abitudine. Bisogna abituarsi perché comunque è un nuovo stile di gioco totalmente diverso da quello vecchio. Questo gioco va giocato diversamente, ragazzi. E secondo me non è una cosa negativa, Secondo me è bella come cosa. Dai, riscaldiamoci un po', va. Riscaldiamoci un po' questo pre-partita. Vediamo un pochino che riusciamo a fare. Meno male che oggi abbiamo cambiato un po' le impostazioni grafiche. Ancora non riesco a capire qual è la giusta dinamica dei proiettili, raga. Non capisco come sparare con gli sniper. Parlo di ultimamente. Sempre più magro in faccia. Io lunedì comincio corsetta, mattonina, dieta e tanta volontà. Ci sta, Simo. Ma fai benissimo, fratello. Fai benissimo. Sì, io, raga. Ma perché sto mangiando meno e non sto bevendo bevande gassate, praticamente, Simo. Sostanzialmente per quello. Sì. Vediamo un po'. Vediamo se c'è qualche nickname che conosco in lobby, ma mi sembra di no. Ragazzi, allora ci proviamo a stringere amicizia con qualcuno? No. Voglio giocare per bene. Disattivo il microfono e vediamo un po' se sentiamo qualcuno in giro.
andiamo? Allora, guys, dove andiamo? Dove andiamo? Dove mi lancio? Dove mi lendo? Dove mi lendo? Dove? Questi scassinamenti non è che siano poi male. Vado a farmi questo. Andiamo. La rifacciamo qualche cosa con la chat di prossimità, ragazzi? Che dite? Vogliamo rifare qualche trollatina con la chat di prossimità? Ditemi voi. Perché la provo da subito con questo tizio. Oddio, c'è un sacco di gente. Hey guys, hey guys. No, 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 no. Why are you fighting? Oh, no. Mi ha visto. Amen, amen. No, 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 why, why, yeah, why, man. Why? No, why? Yeah, man, man. I'm a good no, man. No, no, no. I don't wanna do nothing. Yeah, yeah. Please, please. Where from, man? I'm Italian. Where from, and you? Man? I'm Italian. Yeah, I'm from Denmark. Oh, nice. Do you wanna be my friend? Please. We can win together if you want. Yeah. Do you wanna win? Let's do this. Okay, let's go. We have one person in front of us. In there? No, in front of us, in the other house. I don't have any weapon. I think inside the mine. He's here, he's here, he's here. E già uno l'abbiamo beccato, ragazzi. Non l'abbiamo beccato, ragazzi. Ok, nice, 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 bro. Nice. Thank you. You're welcome. Okay. Oh my god! Oh, sorry, sorry. Yo, what the hell, man? What was the mine? No, I'm sorry. Sorry, bro. I forgot it. Or maybe people. Oh, it's you. Sorry, it's you. Bro. It's fine. Sorry. I'm sorry. This is so chaos. It's not easy, you know. Okay. Ready. Let's go. Mi scasso dalle risate, raga. Mi fa ridere troppo queste cose, questa situazione si viene a creare. Cioè, vi rendete conto che si può fare... Cioè, ci siamo alleati. No, basta. Dai, ora comunque... Oh! One here. Oh! Hey man, wait. What is? I'm behind you. Is you? Yes. Oh, sorry, man. Don't worry. Oh, people! Upstairs. No. Okay, nice. No. Non so perché non mi mette tutte le piastre, raga. Devo mettere forse l'impostazione che mi mette tutte le piastre. Just one second. Allora. Dove cavolo si mettono le piastre tutte quante, raga? Non me lo ricordo. Da dove si mettono? Dove si impostano le piastre? Non me lo ricordo. Forse qua. Scatto tattico alterna.
ricordo dov'è. Just one second, bro, eh. Ok, ok, nice, nice. I'm ready. Oh, oh. Ok. Boh, non so cosa sia questo. Ma dove è andato quel tizio? Boh. Vabbè. Sentito una mega esplosione. Basta, raga, mi ci stacco, dai. Cube. Ho perso, ragazzi. Vabbè. È stato un piacere. L'ho perso quello lì. Vabbè, raga, GG per lui. Basta, andiamocela a giocare un po' più seria questa. Almeno ci vorrei provare. Ok. Non è che non conosco le armi, raga. Non so quale meglio portare e quale no. Adesso lo imparerò pian piano. Giocandoci, raga. Tutta libera sembra la zona. Però qui c'è morto uno. Sparano, l'ho visti? No! Ho sbagliato, raga. Ho sbagliato qua. Perché mi sono girato male, ho sbagliato. GG, se l'è meritata la ghillozza, bravo. Bravo lui. Mi ci sono fiondato addosso, era prevedibile comunque andasse a finire così, dai. Molto prevedibile. E allora, guys, vediamo un pochino. Se c'è qualcuno che vuole giocare in chat, raga, fatemi sapere, con immenso piacere provo a invitarvi se riesco finalmente, se hanno sistemato sti inviti. Soldati, ora le vostre amen. Patetiche vite mi appartengono. Icomux. C'è solo un modo per riaverle. Gonna kill them. Hi bro, are you ready? Yeah, man. Ok, one shot, one. Hello? Okay, okay, I'm here. No! Cazzo! Ah. Ripperozzi, raga. Sconfitta. Non è andata a buon fine. Vorrei fare un po' di squad, raga. Vorrei giocare in parte con qualcuno. Vediamo chi c'è on. Voglio invitare qualcuno, raga. Vediamo. Chi posso invitare, però? Solo che ho nella lista amici credo di poter inviare. Aspetta, però forse così. Wait, perché magari in questo modo mi fa invitare tutti. No. No. Solo chi ho tipo su... Come cavolo si chiama, raga? Su... Vabbè, non mi ricordo il nome, mannaggia la miseria. Battle.net, credo. Se no, non so come invitare. Penso che posso invitare solo i miei amici di Battle.net. Allucinante, raga. Cioè, allucinante. Oh, Alfio lo posso invitare, sì. L'ho invitato? Sì, ho invitato Alfio, top, vediamo se c'è. Vediamo se c'è Alfio. Andiamo anche il negozio, se hanno aggiunto qualcosa. Cos'è questo? Sì, questo è nuovo, mi sa. Madonna, bellissima sta skin. Fatemi vedere un attimo, raga. Fatemi vedere just a second. Vediamo un po' se c'è qualcun altro. Se no, intanto restarto una solo.
Intanto restart una solo. Intanto, e nel frattempo vedo se c'è qualcun altro, raga, perché vorrei giocare un po' in team. Allora. ma forse Mario, cioè Alfio non c'è, mi sa. Boh, non so, ragazzi, non so che dirvi onestamente. Intanto andiamoci a fare un'altra bella singolozza, vediamo che ne esce fuori, dai. Andiamo. Allora, le piastre intanto abbiamo risolto. C'è qualche altra impostazione che io devo sistemare, secondo voi? Gestisci file? Ah no, ok, questi non c'entra nulla. Vediamo, fatemi vedere un po' se ci sono altre impostazioni magari da settare. Boh. Ma penso che non ci sia più niente. Si è sprecato una fortalezza. La fortalezza è sulle 10 città. Sta distribuendo aleatoriamente. Madonna, raga, che casino della luna. Cioè, quando si entra nelle lobby, però non va bene sta cosa che senti tutto il mondo, tipo. Vediamo un po', ragazzi, voglio provare la seconda vittoria, voglio provare in singolo la seconda vittoria, raga. Ce la devo fare. Manca poco allo schieramento, riscaldatevi. Allora, guys, vediamo un po'. Allora, quanti di voi sono presenti in chat, ragazzi? Ci siete ancora? O comunque il movement si può fare che... Non lo so, ragazzi, forse un po'... Devo alzare un po' la sense. Non lo capisco se devo alzare un pelo la sensibilità su sto gioco, se... Alziamo un pelo, 14.70, dai, proviamola. Magari 14.70 va meglio. Ora si entra in azione. Ancora devo ben capirlo sto gioco, devo capire un po' gli spot, gli spawn, tutte queste robe, raga. Andiamo, raga. Allora, devo trovare qualche bella zona, raga. Io devo capire un attimino. Devo imparare a giocare. Quello che farò questa partita, intanto proverò a prendere questo contratto scassinamento, che sarebbe di quel nuovo sciacallo in teoria. Madonna. Elimina tutti i bersagli. Bello questo RPG però. Anche il bombi. C'è un'arma, sì. L'ha esploso quel tizio. Sì, ma era pieno di gente qui. Di fronte.
Cos'è sto coso? Ah, il trophy, figo. Non l'avevo mai visto ancora un trophy. Dai, provo a giocare un po' meglio, raga. Visto? Mannaggia a me. Ste armi, raga, non so che rinculi hanno. Non lo vedo. Supporto aereo, bersaglio marcato. Qui Longbow 3-1, bersaglio acquisito. L'ho distrutto un po'. C'è anche un altro che arrivava da su, mi sa. Colpi a segno. Friends. Hey. You wanna amigo español. Do you wanna be my friend? No, I'm Italian. Yo soy amigo. Amigo, amigo. Yes. I'm amigo. Mira. Where amigo? Are you? Where are you? I'm on the mountain. Me. Ah, okay, I saw you. Okay, I'm a nice person. You see me? Ah. Okay, don't worry. Yes. Don't worry. Come here. Okay. Mi sa che la faremo finire male a lui. Where are you? Vince. Here. Where are you? Ah, okay. Nice. Okay, let's go. Do you wanna win this game? What? Okay, let's go. That's it. Maybe one person hacker. Oh madonna, non ci credo, raga, non ci credo, porca puttana. Non ci credo che per stare presso sto stronzo mi sono fatto uccidere, mannaggia a me, lo dovevo uccidere subito. Chill bro, shut the fuck up. Ma non rompere i coglioni, guarda. Porco Giuda, non ci credo, ragazzi, non ci credo. Non ci credo, raga, non ci credo, cazzo. Basta, non la faccio più sta cosa, giuro. Solo ogni tanto quando vado a trollare in giro, lo prometto. Mannaggia a me, ragazzi. Oh, sta arrivando il guardiano. Ma si può uccidere sto tizio, secondo voi, nel gulag? Cioè, probabilmente se si uccide il guardiano tutti quanti insieme si può anche uscire, può essere. È probabile questa cosa, ragazzi? Soldati, vi offro la vita in cambio di una vita. Uccidete gli altri. Hey man. Vi porterò nella zona di guerra. Are you ready? Morite e non lascerete mai il mio gulag. Cazzo. Dov'è? No! Vabbè, ma qua sono stato stronzissimo proprio, ragazzi. Qua sono stato proprio stronzo. Ma là, raga, ho sbagliato a stare appresso a quello. Vi giuro che non lo faccio più. Adesso li provo a fare arrivare qui a me, vicino a me. E poi gli sparo. Sì. Ma c'è un sacco di richieste d'amicizia qua. Non so di chi sono tutte queste richieste, raga, boh. Ma che palle che non posso invitare nessuno. Mamma mia, raga, che fastidio sta cosa. Cioè, non capisco perché alcuni sì, alcuni no. Non la capisco sta cosa, raga. Boh. Vabbè. Vabbè, guys, che ve posso di?
Madonna, fanno un casino con sta chat vocale, però sempre aperta, ragazzi. Fanno un macello della luna proprio. Allora. Ai 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 guys. Qua mi addormento a breve. Bella Gabriele, grazie del like e benvenuto in chat. Allora, dai, forse mi faccio questo e stacco, ragazzi. Probabile. Nemico in Vai. arrivo nell'area. Madonna, ma fortissimo sto il P90, cioè. Dietro, no. Dani, grazie del like, fra, buonasera, come andiamo? Eccolo qua. L'aereo è pronto, andiamo. Madonna, è tutta buggata, guarda la skin come spunta, super buggata. Scegliere un posto, raga, e poi scendo sempre allo stesso posto. Vai, Hydroelectric, vado qui, ragazzi. Vediamo se c'è un contratto, sì, qua ci sono questi qua. Andiamo, let's go. Madonna, è bellissima sta mappa. Andiamo. Allora, prendiamo quello scassinamento, vediamo che riusciamo a fare. Mannaggia a lui, raga, ma mannaggia, mi sono cacato addosso e niente, stanno fermi, raga, stanno immobili. Che palle così, che palle così, ragazzi, madonna, ragazzi, madonna. Ma non rompere i coglioni, stai zitto, guarda. La gente proprio è pazza, raga. Poi che entra questa chat di prossimità, uno lo dimentica a staccarla e chiudere. Mannaggia la miseria. Uno fatto. Alla. Let's go, andiamo. Ma c'è il contratto ancora attivo o no?
Può fare questo. Vediamo se ci riesco a recuperarlo. Let's go. Oh, oh, c'è gente. Ai. Bello, ho trovato lo sniper, quello serio. Troppa gente. Ma sono bot, non sto capendo. Penso proprio di sì, raga. Penso che siano bot, ma ci sto per morire dai bot. Ma sono bot veramente, raga. Ma io non me lo aspettavo che dentro ste roccaforti era pieno di bot. Ma che palle, raga. Mamma mia, madonna santa, lo sto facendo morti. Vorrei farmi una partita fatta per bene prima di staccare, che palle. Non ci stavo capendo niente, ho trovato troppa gente lì dentro, non avevo mai aperto una di ste roccaforti, mannaggia loro, va. Ah, mi vado a fare una coppia, vediamo chi troviamo in coppia. Spero di trovare un italiano, raga, dai, E visto che non c'è nessuno, raga, non c'è nessuno, non posso fare nulla, raga. Non mi fa invitare, maledetto gioco. C'è Dani, vediamo se gioca. Posso provare a invitarlo. Vediamo se arriva Dani, vediamo se arriva, così almeno ci andiamo a fare una coppia, raga. Non c'ho voglia di giocare in singolo, per imparare a giocare, raga, singolo non va bene, io non gioco a COD da troppo. Vediamo. Ma mi sa che non c'è, raga. Me sa proprio di no. Basta, mi farò allora l'ultima e vado, raga. Pro coppie. Oh, c'è Dani. Oh, Dani. Mi senti? Ti sento. Certo. Buonasera, frate. Bene, perfetto. Buonasera, ti sento. Buonasera. Ok, stavo collegando le cuffie, capito, per quello. Ma sei ancora in sala? Certo, ovvio. Ho capito. E niente, sto facendo un paio di partitelle prima di andare a dormire. Ah, ok, se vuoi appena finiamo questa c'è anche Salvuccio. Ah, sì, a posto, va bene. Ah, dice però, casomai entriamo su Discord perché lui con Steam ha problemi al momento. Ah, ok, sì, a posto, no problem. Ai ai ai, hai giocato un po'?
Non ti sento più. No, non stavo parlando, non stavo parlando. Ah, ok. Dico, hai giocato un po'? Devo modificare. Ma, Capito, ho diciamo, non capito. tanto onestamente. Ho giocato sinceramente più DMZ, fra che è bello, Io ancora manco l'ho bello. provato quello là. L'ho visto solo quando ci giocavo l'altra sera salvo. Ah, ok. No, ma ti devo dire, fatto anche se sei con tre botte e gente normale, è più un tacco, no? Eh sì, so che c'è Bello, l'estrazione, cose, bello. lo devo provare, lo devo provare. Capito? Io tipo oggi con la pazzia ho detto mi devo fare una missione. Tu ci credi che me ne sono fatte tipo 5-6 Ma di così al fatto tanti volo da livelli le solo? armi, cose. Perché tipo io ci Sì, sono un paio di ovvio, armi poi che mi voglio dopo. migliorare, per esempio, e penso che le farò lì, perché a quanto pare è il posto migliore dove farle. Sì, sicuramente. Basta che attivi la cosa delle armi, un gettone. Che vai tranquillo davvero. Allora, aspetta un attimo, forse. Ecco, ora si dovrebbe sentire. Vediamo, parla. Ok, sì, ora sì. Mi senti? Sì, no, è che mi ero scordato a sistemare la live per COD e quindi non avevo la chat del gruppo che si sentiva, ora sì. Ah, ok. È Calmo, bella calmo. questa cosa che hanno fatto dell'entrata, fra. Madonna mia, che Sai che sfonda l'hanno il inserita player tag in tutta. quel modo, è bellissimo. Capito? Sì, è Tipo bello. questa. Bello, bello, mi piace troppo. Capito? No, è bello, è fatto bene. Allora, dove andiamo? Fra, decidi tu, dove vuoi tu, credimi, Andiamo è la mia prima, all'airport. quindi dove vuoi. Andiamo, come vecchi tempi adesso. Che la vecchia Verdansk è il porto della Rosiera, penso. Il portiere è la mia zona preferita a Verdansko, pompieri, mamma Belle. mia, quando era Beh, bello. bravo, pompieri, bravo, Bello. pompieri. Pompieri e lo spottino era direttamente o scala d'ingegno, cioè la scala d'ingegno, o la scaletta quella che ti scendeva direttamente sotto. Prendevi un'arma e facevi un manicomio là dentro, con Bellissimo. la finestra da quel lato. Era Ai tempi di bello, Verdansko. bello. Bravo, bravo. Nostalgia, Dai, però con questo gioco si ritornerai al poli. ma dove andiamo? Sì, infatti. Sto andando sopra. Sì, con te sono. C'abbiamo gente a destra, mi sa. Ok. Non ho armi, non c'è armi a terra. Madonna, zero. Zero. Qua c'è una cassa. Una cassa. Pistola rianimante. Che cazzo è la pistola rianimante? Buono, buono. Cosa fa? Quando vai a terra, quando vai tipo a terra, Lo se ce spara l'hai, o te la compagno, usi se non. eh. Non so se te la Bellissimo. puoi usare addosso, sinceramente, però l'ho sparata al compagno e la rianima dal volo. Poi Troppo. c'è gente qua? Ok, io sono sotto. Sto cercando un po' di Ah, loot. ok, arrivo anche io. Ok, arrivo anche La pistola No, se qui rianimante non c'è. la porto. No, sono a posto. Lo prendo io. Ma erano sul tetto quelli là? Oh, Sì. cazzo. Ok, c'ho i soldi per un'arma. Oh, sento passi. Oh, ce li abbiamo sopra e stanno camminando. Airport Ci questo sono proprio, tanti bellissima. sporchi. Airport di MV2. Bravo. Che bella che Però è. Eccoli è davanti a tipo me. rivisitata fatta bene. Arrivo. Una a terra. Ma sono due team, sono due team. In fondo ce l'abbiamo. Sopra di noi, uno sopra. Vieni, becchiamo qua, non mi piace sta zona. Facciamoci giro dall'altra parte. Madonna, quante partite fatte su sta mappa, santo Dio, che bello. Ok, hai visto uno? No, era una sedia. Ok,
facciamo il giro in fondo, pare libero di qua. Occhio. Eccolo, l'ho visto. Nemico marcato. In fondo. Marcato. Marcato. Marcato, marcato anche io. Oh, era rotto. Oh! Fatto a terra. C'è l'altro a destra, sì. Traccato l'altro a destra, te lo fai? Bella. Fatto. Buona. Cazzo, che bello giocare in team. Ho giocato solo da solo finora. Bravo. Bravo, se vuoi... Sì, arrivo botto. Io. Ti servono piastre, dimmelo, eh. No, no, ce le ho. Diverse roccaforti identificate. Le loro posizioni sono posto sulla mappa tattica. Ora ci siamo. Allora, se vuoi munizioni dimmelo anche una cassa. No, vuoi? sono a posto. Mi servire, mi vorrei comprare il cecchino così. Andiamo. Me lo accollo. C'è ancora un altro di quel team, quello che era sul tetto, che... Sì, infatti. Secondo me è chi va fatto sopra, sotto. Ma il carrello è sopra. Sì, sopra, sì. Secondo me è sopra. Da dove si sale qua, boh? Non è un problema. Sono disorientato. Anche io. Non capisco dove si sale, cazzo. Anche allora, ci da sarà. Da qua l'ho trovato. Okay, top, arrivo. Penso no, qua, guarda, c'è la scaletta. Ecco, bravo, ecco. Io non l'avevo visto, ho guardato, ma non l'ho visto. Attenzione, perché magari c'è ancora quel tizio qua sopra. Sì. Ma non c'è manco qua, ma dov'è sto... Ah, qua. Ok. Ma... Se tu mi lasci qui, poi... No, non ci arrivo, niente. Vabbè, li troviamo. Dobbiamo cercare i soldi che prendono UAV. Sì. Quanto costa l'UAV? Qua c'è uno. 4.000. Sento spari verso tipo questa direzione. Devo dare un'occhiata dal tetto, vediamo se... Allora, pare che non vedo movimento, ma... Eppure qualcuno... Comunque... Devono aumentare il loot a terra, Francesco. Sì, c'è poco loot, è vero. Oh. Sì, tu, madonna, mi sono cagato addosso. Sento un drone. Era una zanzara. Lo sapremo mai. Che c'è uno morto? Ma perché qua si fa i down? Cioè, prendiamo una macchina. Non saprei. Questo gioco è molto più tattico, cioè non esiste. Onestamente, Bravo, è quella la cosa buona, perché il mare almeno così si gioca da team a posto di giocare. Vero. Cioè non almeno hai più un senso, ok per il fight, però... No, ma ci sta, ma perché va giocato proprio più ragionato, cioè ci sta che non ti metti a correre in giro per la mappa, tipo scivolate, cose allucinanti. Bravo. Ah, aspetta, per fare i soldi facciamoci quel contratto che c'è qua dentro, lo scassinato, guarda come che sia, è tipo lo sciacallo quello lì. Scassiniamo. Non ci credo. So. Che palle. Aspetta che lo pingo, vediamo. No, qua. Top. Ok. Vabbè, andiamocela a fare con la macchina. Recuperalo e invia tutti i dati. La gente, ho visto dei commenti della gente, no? Tipo, sai che era il... Cioè, lasciano tipo una recensione del gioco. Sì. Pare tutti quanti dicevano: ah, però il movement di qua, di là, pum, pam. È un gioco nuovo, io non capisco perché si lamentano. Capito? Cioè, ma si lamentano per qualsiasi cosa. Sì, ma tanto pare, non so, mai non giocare mai. Che cazzo era sta campanella? Ah, ok, rifornimento e riparazione, ma... Ah, perché siamo passati dal coso. Ma che cos'è il contratto? Trova il portatile con l'hard drive. Dobbiamo trovare un portatile qui. C'è. Sta zona tipo segnata. Sopra. Forse nelle case anche, eh. Può essere, boh. Questo qua non l'avevo mai fatto, tipo contratto. Pensavo che era tipo... Cerco, cavolo è che... No, quello...
Forse dentro quello forse è... io vado qua a Car Sales. Se io vado in questo prendono le auto. Eccolo, ho trovato. Ah, ok, ne dobbiamo fare tre sempre, tipo lo sciacallo a posto. Vabbè, prendiamo la macchina, va. Sì, è tipo una Ford Escort, è vero. C'è una nuova zona sicura. È vero. Vuoi che la porto io, la porto io? Sali, comunque mi fa morire, sali sulla berlina. Sì, ma poi l'hai visto quante cose puoi fare da sopra la macchina? Cioè, anche da solo, tipo i... Certo. Guidi, tipo... Oh! Oh! Già loro. Ma sono tutti e due attaccati. Ah, cazzarola. Mannaggia. Ok, a me hanno fatto uno one shot. Il compagno è nel gulag. Chi sopravvive si guadagna un rientro. Aia. Pushano questi. Al massimo vi fugge in alto. Sì, sì, sì. Ok, ci sono. Uno. Finisci il lavoro. Grazie all'avvicinamento. L'è il suo amico. Sono morto io. Ha fallito e sta tornando alla base. Madonna. Madonna. Giuda. No! Sali a questo, un bar! Che palle! Sali a questo! Mannaggia la miseria, è troppo bello sto gioco, Danilo, a me mi sta piacendo un sacco, sì, mi sto divertendo, sì. Bello. No, bar, è il tempo che prendiamo la mano. Sì, per noi c'è un po' più semplice rispetto ad altre cose, è questione di ritornare tipo a un movimento normale. Oh, oh, oh! Madonna! Oh no! Peccato. Mi facevo il giro di là questo. Peccato. Parti, sì, via. Ti stai flashando, vero? Bello, bello. Io anche mi sto divertendo, ragazzi. Bello, bello, sì. Ma poi giocarlo in gruppo è molto più bello. Anche perché finora l'ho giocato soltanto in singolo. Prende per una partita. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, c'è Salvo, vero? Ah, no, vabbè. No, 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 no. Sto giocando con altri tre ragazzi. Quindi. Ah, va bene, va bene. Va bene. Frate, sto arrivando. Vai, 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 tranquillo. È bello, ragazzi, ci sta, mi sto divertendo un sacco anch'io. Bello, sono troppo contento e finalmente è tornato un bel COD. Allora, volevo fare una modifica all'SPR. Se lo montassi col VLK mi chiedo, raga. Voglio provare, voglio fare questa prova. Ma per ora lo lascio così. I colpi li lasciamo questi. Come secondario però, raga, non lo so se voglio mettere. Cioè voglio forse. La Fennec l'ho sbloccata? Mi sa di no. È bloccata ancora. 45 la sblocco. Vabbè, per il momento lasciamo la classe che ho, dai.
Controllate l'attrezzatura. Schieramento imminente. Non stare attento, Nino, come stai? Oh merda. Hanno scoppiatos. Fine dell'addestramento, vediamo cosa avete imparato. Allora, vediamo un pochino. Io andrei di nuovo ad airport, ma è lontano, quindi questa partita sarebbe bene giocarla dove? Dove? Qua. A questo scassinamento qui. Bella Matteo, grazie del like. Antonino, grazie anche a te. Tutto a posto, ti ringrazio, caro, tutto a posto. È stato un sacco figo seguire la storia di Mafia 1 alle due stream. Bel lavoro, grande Matteo, ti ringrazio. Sono contento ti sia piaciuto, bro. Sono contentissimo. Marca un punto di lancio per la squadra. Ok. Ci siamo? Ho segnato quel contratto. Andiamo. Top, top. Evitare il gas, raggiungere la zona sicura. Comunque si leggono messaggi sta chat di testo. Bravo. Comunque ieri sera mi è capitato che ero in partita. E mentre tipo scrivo good luck all'inizio della partita mi sono accorto che ero in lobby con Don Pana. Eravamo in lobby insieme e ci siamo beccati dalla chat della chat testuale. Bellissimo. Direttamente. Ha preso un altro? UAV nemico attivo. Ha preso un altro? No, 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 è nostro. Non l'avevo visto. E allora prendere ste casseforti. Io alla fine... Io alla fine ho un lanciarazzi e non mi spronda a usarlo. E prima ne ho fatto scoppiare uno con lanciarazzi, bellissimo. Sei tu? Sì, ho aperto... Aspetta, no, vicino a te non sono io. C'è del bottino, cassaforte aperta. Io ho aperto una cassaforte di qua dall'altra parte, tipo. Vengo da te, se sto attendo. Ho dentro te. Sopra di te? One shot, mannaggia, lui è sul tetto. Porco Giuda, porco là. Ma va bene, ma... Combatti per rientrare in azione. Palle, questo qua l'ho lasciato proprio... Già, solo in destra, fra. Solo in destra, fra, ti giuro. Lui aveva una bella arma, aveva. Soldati, io capito. Obliz. Malheureusement, c'est que la touche. Là, on va se retrouver au goulag, lui et moi. Une de tous. Madonna, ma questi fanno un casino, regà, non ci fanno sentire niente. Sono morto. Certo. Non ho sentito nulla, mi hanno fatto impazzire, ragazzi, porco Giuda. No, non mi va di provarlo ora, Simo. Occhio davanti a te. Bello. Bella. Tocca. Grande. Andiamo, 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 andiamo. Allora. Vediamo un po' se ci sono contratti. Qua c'è qua una scassinamento. Qua, bravo, qua. Mangia baguette veramente, Danilo. Ma quelli proprio, cioè io sono capitato in un gulag. Mi senti? Aspetta, mi ero mutato forse. No, sono mutato. Mi senti, fra? Sento. Ok, dicevo, fra, sono capitato in un gulag con dei tizi che parlavano troppo forte. Non ci ho capito niente, maledetti che sono. Ah, sì? Non ci ho capito nulla proprio. Oh! Ma non si apre, sta roba. È un po' buggato. No. È un po' buggato. Attenzione, le
l'intelligence ha localizzato diverse roccaforti. L'intelligence ha individuato equipaggiamento prezioso in container nemici. Recuperalo. Bello, questo qua è fortissimo. Infatti non vedo l'ora di sbloccare sto coso. Questo è più bello. Sì, questo è bello anche. Però quello là è forte perché è tipo semi-automatico. A lungo raggio. Oltre al lungo raggio tipo... il Gorengo. Sì. Guarda, io non so se lootare onestamente e vedere soldi, perché non ho provato una lira. Vabbè, ma dentro questi cosi scassinamento qua ti dà un po' di soldi in teoria. È piano di sopra, bro. No, qua. Occhio che scoppia, allontanati, via. Sì. Hai aperto una cassaforte, ne mancano due. Ok. Una cassaforte, datti da fare. Vabbè, casomai qua hai armi. Ottimo. Accendi il carrello dietro, sì. Vabbè, ti conviene andare a prendere il loot della prima cassa che hai aperto. Qua... ma scusa, ma quant'è il resto? È 4, non 3? Non lo so, non no, lo so. No, è 4. No, è 4, mi ricordo quanto... Vabbè, c'è lì. Scusami. La Fennec, tipo, è troppo forte. Mamma mia, la Fennec fa buchi. Aspetta, però non è che mi posso mettere a correre così. Infatti per quello, però sto tirando dritto per Sarti. Ma vengo se io torno qua direttamente. Madonna, che brutto questo carrello. Sì. Mamma mia. Mm-mm. Mezzo alla piazzetta proprio, ma... Però sta cosa che si tuffa è bellissima. Sì. Mi fa pisciare, oggi mentre gli sparavo uno ho visto uno che mi è volato davanti così. Vado a chiudere il contratto, va? Sì. Vai. Qua è tutto una lotta PDR. Ok. Arrivo. Ci possiamo prendere entrambi le nostre armi volendo? Come? Allo shop, praticamente tu al carrello non puoi comprare il loadout fino alla cioè non puoi avere il loadout, ma puoi comprare le armi buildate. Mm. Ah, sì, costa quello 5.000. Lo so. Prendiamo? Vai, io ce le ho le armi per giocare queste. Io per ora fino al lancio. No, e tu no, infatti prendi. Vai. Ma va lentissimo. Se sono i soldi, dimmi. No, ce le ho. Certo. Anzi te li lascio se puoi fare qualcos'altro. Io onestamente se c'è un UAV lo prendo. Allora. Ok, ce n'è uno. SPR, eccolo qua. Io ho un UAV. Ok, l'UAV ce l'hai a posto, andiamo va. Oh, gente! Oh! No, craccato. Mi sembrava morto. Meno male che l'hai fatto tu, perché mi stava scassando. Mi sembrava un altro morto. Sopra il tetto, fra. È in volo forse. Si è buttato, non era sopra il tetto, sì. Sono in volo, sì. Oh, prendiamo un gommone qua, va. Che conviene, madonna, è lentissimo. Ah, è sull'altro tetto là accanto. Fra, se ti serve. No, posso, ce l'ho. Ma dov'era? In questa zona, non mi ricordo su quale tetto. No, ma forse era in aria, sai? Ma poi è atterrato a un certo punto, è sceso. Ah, ok. Non l'ho visto. Tipo nei dintorni, boh. Non lo so. All'Andrea, grazie del like. Stiamo attenti perché potrebbe essere qui. Qua qualcuno ha lootato, eh? Allora magari è stato lui. Arriva il gas. Marco la nuova zona sicura. Sembra abbastanza tranquillo. Qua è lootato anche.
Per me è andato qua davanti dove sono io. Sicuramente. Sì, perché qua è spaccato, sicuramente. Allora, o è fermo, ti giuro. È probabile, è molto probabile. Se è fermo un bar e mi arriva una cecchinata senza motivo, te lo giuro niente. Dai, esci. Non è che mi... tu mi senti se vicino, esci. Non fare così, esci. Oh, fare libero. Non so. Più avanti di noi, penso tipo qua, una roba qua. Tipo in quella hanno buttato un bombard perché ho visto passare aerei. Dobbiamo avvicinarci, magari ci prendiamo un tetto di questi qua. Lo vedi, stanno sparando? Sì, sì. La cosa sì, buona è che ora si vede da dove spara. Vero, prima sentivi solo. Sì, sì. Andiamo a salire sopra. Sì, sì. Dove si sale sopra? Tenete gli occhi aperti. Big money. Pieno di soldi qua. Possiamo fare un altro UAV volendo. Non c'è tempo da perdere. Tu che stanno sparando là di fronte tra... Non è tipo dall'altro lato di dove siamo noi. Che palle. Oh, c'è silenzio di tomba. Bellissimo. Vuoi corazze? Oh, mi hanno avvistato, non so come. No, ce l'ho. Come cavolo mi hanno avvistato? Oh, anche me. Non sto capendo. C'è un drone. Ok. L'importante è che non è uno bomba, fra. Di nuovo? Ma da dove cavolo mi sta avvistando sto drone? Senti tu rumore? Lo sento! Sto salendo su? Sì, l'ho visto, ti stavo coprendo. Oh, che cazzo stanno sparando qua un grappolo? Minchia! È un bo... Sì! Ma che cosa... Ma da dove cavolo è arrivato questo grappolo? Ma che cosa... Ma quanto dura poi? Mi voglio. Ma da dove ce l'hanno tirato? Me ne stanno tirando un altro. Audio! Da me? Arrivo. Audio? No, sono solo botti. Ok. Guarda, ma se... Ma pure ma qualcuno quadri... c'è, perché c'è... C'è ancora, c'è... Fra, se ti serve... Armi qua, se vuoi ci sono. No, io sono a posto, però... Non capisco dove sono questi. Non lo so, fra, ma io ho dato anche un'occhiata a quel cecchino, ormai non... Oh, madonna mia, non so come non sono morto, sono caduto dal tetto. Oh, qua è aperto, sei passato tu? Dentro no. Sul tetto sono andato. Guarda, c'è qualcosa che non mi guarda. Ma perché qualcuno ci ha visto, perciò... Allora, prendiamo la taglia così ci diamo... Andiamo. Il problema. Andiamo. Prendiamoci la vecchicella. Sì. Prendiamoci il gommone. Intanto mi faccio un tuffo a mare. Ah, arrivo. Sali, buttati, che ti bagni. E là, minchia. Come qua. Con un salto felino. Direttamente comunque, ma è gommone. Gommone è bellissimo. Oh, no, peccato. Ah, poi scende, mi sa. Sì. Eccolo. Ah, sappiamo dove sono. Devo fare un UAV passando e c'è il carrello. Che sono dopo il carrello in teoria loro.
Fra, aspetta un attimo perché devo sistemare qua l'equipaggiamento. Equipaggia, questo levalo. Mi pusha? Ah, come cazzo? Ma non mi è entrato mezzo colpo, ma... Oh, raga. Allora hai il rest se riesci a beccare, non lo so. Sì. Mannaggia loro. Madonna mia. Sono loot qua. Ecco dove è tutto il loot della mappa. Ma io non ho capito, me lo pinghi un carrello qua vicino da me? Puoi andare a... Forse questo se ci arrivi, ma non lo so, è un po' lontano. Mi pushano. Ai, ai. Vai. Vattene sott'acqua, vattene sott'acqua, vattene sott'acqua. Esatto, c'è anche questa cosa molto bella. Ogni tanto respira. Se non c'è quel fattore. Oh, oh, oh! Oh merda, attendo, attendo. Immersione, bellissima sta cosa. Quell'ora si gira e dice ma dove minchia è? Ma veramente Simo manco un colpo mi è entrato là, manco uno. Si sparano con qualcun altro. Allora, così c'è il loadout, ma non ci... Il carrello l'unico è tipo adesso è fuori safe, non credo che ci arrivi. Che poi ho preso un'arma, fra, avevo un'arma pesante in un cecchino. Occhio, l'hai visto che si era buttato uno di là. No. Tipo no. Dietro questo palazzo che miravi, tipo lì dietro si è buttato con paracadute uno. Ah, ok. Notte Mirko, a domani, bello. Ma ce l'ho davanti il carrello, no? No, il carrello è un po' qua. Madonna mia, la safe è proprio lontanissima. Guarda com'è. Che strana, doppia safe, ma che cazzo? Ma che cosa sto vedendo? Ma quindi ce l'ho tutti di dietro praticamente. Sì. Ma fuori safe ce n'è? Non più. Questo lato no. L'unico è quello. Allora, grazie del follow, Matteo, benvenuto nella family, bro. Qua, 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 uno è qua. Sì, è quello lì, il carrello l'unico più vicino. Contratto fallito. Tempo scaduto. Il gas è sempre più vicino. Il gas sta convergendo. Pronti al contatto. Oh! Ok, arrivo. Dirigiti alla zona sicura. Se lasci i soldi al carrello mi compro l'arma, così almeno già c'ho il cecchino. No, ma c'è il lancio, non ce l'hai? No, il lancio tipo lo può usare, cioè chi lo prende, quando lo si prende anche i nemici tipo sparisce, cioè è solo per chi lo prende il lancio. Guarda, lo lasciati. Ok. Se vuoi ti lascio qualche arma. Ho preso l'SPR a posto, ora una mitraglietta la trovo, una R. Non si spera. Ma sì, dai. Se hai colpi di cecchino mi servirebbero, anche un paio proprio. No, zero, non ne ho manco mezzo, fra. Va bene, va bene. Tanto... Ah, tieni, due. Tieni, ti do le piastre, uno stacco di piastre così. No, ce piastre hai. ce l'ho. A posto, prendi delle queste qua. Io ho trovato delle corazze. Allora, cerco un'arma. Se l'ho trovata. No.
Qua ci sono colpi di cose. C'è chi no? Ok, trovati anche degli altri, arrivo a prendere. Ok, andiamo verso safe, va. Anche se quella taglia lì dietro la prenderemo perché... molto volentieri. Qua se vuoi. Top. Dove sono io? Come cazzo? Perfetto. Eccomi, eccomi, eccomi. C'è una taglia dietro, la vogliamo prendere prima di andare fatto, in safe? Fatto, preso. Okay, ah, oh. Ho preso il ricercato. Va bene, va bene. Vabbè, allora separiamoci un poco. Vabbè, vabbè, tu vai avanti. Sì, 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 tu vai avanti. Io salgo da qua. Uovi nemico in zona. Uovi? Io uovi nemico. Questa parte è brutta da grossare, è tutta quanta in salita. Tendo un po' su caldera. Mm-hmm. Ok, spero che non c'è la sorpresa là sopra, io vado. Pare che non ci sia la sorpresa per ora. Qua c'è per forza gente. Per forza, bravo. Occhio. Oh. Da me, da me, da me. Arrivo nella, da... nella cosa sono? Sopra dove? Sopra da te? No, non sono sopra da me. Non so dove sono. Erano qua di fronte. Vado di qua. Qua sopra. Può essere sull'osservatorio, tipo la... Sì, da sì, me, da sì, me, sì, da sì, me, da me. Audio, audio, audio. Fatto. Un altro spara. Ah, ok, sopra, sopra il telescopio, là, che cavolo è. Arriva un altro, sta salendo un altro, fra. Sale un altro, eccolo. Merda. No! Un altro team entra, è arrivato, un altro team. Un altro team, bari. Pensavo che stavano entrando, salendo dalle scale interne. Anche da me. Vado. Bella, dai, è un po' meglio, andate questo. Mi faccio l'ultimo, va, mi faccio l'ultimo, poi stacco e domani mattina... Alzo presto e inizio a tryhardare un po'. Io anche, ma io devo tryhardare ancora. Sto solo tipo conoscendo la mappa. Ma intanto capito, per capire un pochino come funziona. Bravo, per come va, come non va, da dove salgono, da dove ti vengono, quello che può succedere, come l'intervallo delle cose, quando uno arriva a terra ci sta più tempo, sembra lo stesso, loro ci stanno di merda. È strano, ancora bisogna capirlo, è troppo particolare. Tanti fight li perdo, non so manco io come. E vabbè, lo capiremo. E vabbè, arrivo. Vai. Notte Simo, notte Fra, notte domani. Ai ai ai. Mm-hmm.
finché potete, presto entreremo in azione. Ok. Soldato nemico in arrivo. Quest'arma quale? No, io sto cercando l'arma che è simile al DMR. Però non mi pare si chiama EBR, tipo. Ma mi ricordo come che si chiama. L'ho visto usare a qualcuno, è fortissima. Ma la voglio maxare assolutamente. Ma in che senso? C'è un'arma che è tipo il vecchio DMR. Anche a me sta laggando un sacco sta lobby, ma secondo me è il pre-partita. Vediamo ora appena inizia. Sì, mi sta laggando un sacco. No, secondo me è la LAN. Sì, probabile, vediamo se appena inizia il sistema. No. Riscaldamento finito, prepararsi al lancio sulla zona di guerra. Allora, dove si va? Dove vuoi? Andiamo... Dove vuoi? Attenzione al gas. Oh, andiamo qua alla città di Said, va. È una taglia, va. Andiamo in... Sì. Said City. Andiamo. Mario, grazie del like, buonasera. I'm coming out of the plane. Hey guys. Hey man. Hey man. Mamma mia, non mi cagano, perché? Ma poi stasera l'ho rifatto un paio di volte, li ho trovati un altro paio di alleati. Certo, vabbè, oh. Puoi ingaggiare tutti i bersagli. Ma sta laggando forse ancora, sai. Madonna. Sì. Mamma mia. Forse si è sistemato. Yes. 120. È ancora lagga, mannaggia lui, ma perché deve fare così? No, vabbè, conviene che usciamo dalla partita di me e del server. In questi casi c'è veramente poco da fare. Sì, quando prende così... Sì, si conviene quittarla direttamente. Sì. Tanto manca dargli uccisione. Non ha senso. Ma niente di che, Mario, stasera non abbiamo fatto molto, non c'era nessuno in giro. Eccoci. Ora va meglio.
Ora ci siamo, sì. Grande, dove sei Mario? Certe volte sono proprio cieco su sto gioco, non ho... Cioè, avevo uno davanti proprio, non l'ho visto completamente. Allora, ma mi sono... Basta scherzare, inizia la battaglia. Andiamo? Andiamo all'aeroporto che è vicino a sta partita. Andiamo, andiamo. Andiamo qua direttamente. Il gas si avvicina. Vai, sì, sì, sì. Alla zona sicura. Non rifiuto mai una spinta. Sta arrivando un nemico. Boom, boom, boom. Sì, sì, ma ci sono messaggi proprio nei pisci ogni volta. Oh, Jason, fratello, grazie del like, come stai? Io penso che sarà il mio punto fisso, tipo airport di drop proprio, troppo bello. Soprattutto perché è terminal di MV2, niente, non ci posso fare. Io MV2 per me è il COD più bello in assoluto. Quello vecchio. Ciao Jason, sera sera. A casa la ragazza, tra un po' vado a casa, sono stato al bar, ho capito Mario. Da dove si sale? Io sono salito tipo, ho fatto il giro del mondo per salire. Grande Jason. Allora, qui ci sono un po' di casse da aprire. Ma terminal poi è anche piena di loot, secondo me. Ci sta venire qui. Altri soldi dopo, notte Dani, notte fra, grazie alla condivisione Jason. Buonanotte Dani, a domani. Che sono saltate in aria, mi sembrava qualcuno. Oh, gente, c'è uno. Oh. Fatto. Da me? Bello. Mi hanno colpito! Salito sopra. Bella. Fatto. Non ne avevo un cazzo. Penso anche quello sotto, però manco l'ho lootato. Vediamo. Non c'era niente, manco lui. Stavano morendo dalla fame questo. Va bene, dai, perfetto. Se vogliamo fare quel contratto ci prendiamo entrambi le armi. L'ottivo dove dovrebbe essere qua? No? Se sopra. Sicuro sopra. Contratto no, marcato. Eccolo. No, ah, ecco, infatti, perché questo sento tutti i rumori. Situate in casse forti nemiche contenenti equipaggiamento prezioso. Svuotale. Comunque aveva un mostro di arma l'amico. Aveva il custom il 74 proprio la mitraglietta, ma bello, quello è forte. Non è che era male, capito? Tu vai in una e io vado nell'altra? Vabbè, sì. Vado a questa qua. Che cos'è questo elicottero che vola qua sopra? Perché? Non lo so, fra da prima. È bella quando salta in aria. Che bello. Sono malato secondo te? No, è vero, è bella anche secondo me. È troppo bella questa animazione.
Vai, mi vuole. Se poi c'è un MP7. No, l'ho trovato Aurora. Ok, abbiamo i soldi, già ce le possiamo comprare le armi. Sì, sì. Sempre sul tetto. È sopra, sì, sì. Sto elicottero, ma... Cosa fa sto elicottero qui? Non capisco. Noi ci spariamo. Ma lo possiamo prendere? Quell'elicottero? Ma... Tanto di cifra. Perché è tipo... Perché è tipo... È del colore... no, secondo me sì, perché è del tipo dello stesso colore degli altri mezzi. Se... Sì, questo sì, tipo che non è ostile, certo, questo sì. Oh, l'aereo non c'è di terminal, sì. Ecco quella è la differenza. Elicottero da trasporto. Oh, è caduto. L'hai fatto cadere tu? No, io l'ho solo pingato. Cosa è successo? E giù. Ma come è caduto? È proprio mia! Non capisco, ma sicuramente era qualche situazione, boh. Ma è pieno di loot qua. C'ho troppi soldi. Che cavolo è lo shop? Come si ci arriva? Che sto trovando un miliardo di euro. No, è... Qua, sopra, sopra, dai. Sto trovando un modo per salire... Ah, trovato. Chi è che è uscito? Ho sentito tipo il rumore che è uscito qualcuno. Io ho aperto una cassa, non lo so. Forse sei su Discord, boh. No. Non lo so. Ma quindi prendo l'MC qualcosa? Non lo so che armi hai buildato. Io c'ho il SPR buildato, per esempio. Io ho avuto quello. Ma a me non me le dà le mie. Tu clicchi su armi principali e poi tipo ti scegli l'arma e se ti dà quella là che hai buildata, tipo. Tipo nei equipaggiamenti personalizzati? Sì. Ho preso anche un'altra. Direttamente! Capito? Ma non lo sapevo! C'è sta cosa qua. Allora, mando UAV, vediamo. Ricevuto. E nessuno. Andiamo a questo posto. Lì dentro mi sa che possiamo prendere il loadout, forse. Comunque, c'ho quest'arma. L'ha chiamato lo SCAR. Okay. Fra, ti giuro che è ferma. Bello. È ferma, fra. Ancora c'è il controllo. E ancora non è al massimo. UAV fine autonomia. Metto una carica. Ficca, metto una carica. Bellissimo. Tutti i contenuti recuperati. Contratto completato. A posto. Ora ci siamo. Non lo prendo più il ricercato, ti giuro. Andiamo un po', che cosa c'è? Una taglia c'è. No, prenderei anzi la macchina dietro. La vado a recuperare, va. Vero, vero. Sopra sotto, io vado sotto. Oh, non lo so dov'è. Minchia, sopra. Arrivo. Oh, ma non furia. Non gira, fra. Dove andiamo? Che se ci può salire sul tetto mi fa svicinare. Cioè, è bellissimo. Andiamo, boh, vediamo se c'è una taglia. Qua. Ma se andiamo a un carrello, prendiamo un uomo. Ah, sì, vero, Luce del bottino, attivo movimento. Ovvi nemico, no? Ecco. Scendiamo qua? Sì. Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere gente. Ma è aperto, fra. È sopra, sopra. Oh, sopra. Craccato uno. Bare uno mi ha fatto malamente. Mi sa che hanno fatto il giro, sono sopra di me. Sono sopra di te, cioè dall'altra parte, mi sa. Ma qua è pederas.
Ehi, 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 bro, where are you? I'm your worst nightmare, bitch. I don't think so, I don't think so. So take care, because I'm coming, bro. I'm kidding, man, I'm kidding, man. No, no, we played just for fun. Sorry, sento, sorry. No, no, don't worry, don't worry. Me as well. Forse devi attivare l'impostazione, bro. Be safe, guy, be safe. Italian, Italian. Yes, 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 yes. Madonna, Ambare, si è cambiato. Buongiorno, Maria, buongiorno, Italia. It's the reverse. Buongiorno, Italia, buongiorno, Maria, you know. Un tuo compagno è finito nel gulag. Of course. And Andrea Bocelli, my favorite. Ah, is your favorite singer, Andrea Bocelli? Really? Andrea Bocelli really is my favorite singer. Oh, nice. Happy to hear this. But take care, because I'm still here. Don't worry. Kill me, I'm no worry. Don't worry. Why you don't move from the roof? Hey, crack it, bro. Take care. Dai! È tutto nelle tue mani. Prego la tires. Questi non si muovono da lì sopra, mannaggia loro. Push bro, push! Non capisco dove sono andati. Vabbè, vado un altro capello. No, tu parlo con quello della mia cosa. Ancora non è morto. Madonna. Il tuo compagno ha perso. Non lo rivedrai più. Fra? Cercando di restare, ma questi dove cavolo sono andati? Dici che posso? Pare, non... praticamente non mi fa uscire da qua, ma mi senti tu? Ti ho restato. Ah, ok. Non mi faceva uscire dal coso, fra, dal gulag. Ma ci sono sempre loro? C'è il drone bomba, non ci credo. Io l'ho scassato. Sono a terra, mannaggia loro. Ma renditi conto, scappatene, va. Ma non ci credo, mamma mia. Col drone bomba mi hanno ucciso, ma renditi conto. Cioè, renditi conto come ci devo morire, va. Che palle così. Bella Riccardo, grazie del like, bro. No, avvistato, fra. Mannaggia loro. Sono nel gulag, arrivo. Uccidete e sarete liberi da dove siete venuti. Fallite e getterò i vostri cadaveri ai miei cani. Ok, one down. La fortuna è dalla tua. Ok, torno. Posso scendere da te? Ah, sei fuori safe. Oh, che trovo.
No, no, puoi scendere, arrivo, però... Arrivo. Non ti garantisco nulla. No, no! C'è gente. Dai, in bare! Vedo solo quella pistola, sono rimasto, guarda che culo che c'hai pure. Attacco aereo alleato in zona. Equipaggiamento alleato. Madonna, ma quanti team sono? Ma sono un paio di team comunque. Dai, dai, uno è fatto. Arrivo. Resti solo tu. È fatto, ti giuro che è fatto. Sta restando a qualcuno sicuro. Non ci credo, ma come cazzo ha fatto che stava anche restando? Ma io divento pazzo, onesto. Ma io divento pazzo che mi succedono queste cose. Stava anche restando. Stava anche restando. A me credimi. Allora, o questo gioco con uno di ping, credimi. È sicuro. Perché a me, da quando io l'avevo fatto un mare. Guarda, si è buttato a terra, fra, e mi ha spaccato. Mare, mi ha spaccato, era guascio. Vabbè, allaghi. Va bene, fra, io stacco, va. Vai, vai. Ci ciao, frate, buonanotte. Grazie per il game. Figurati, buonanotte. Ciao, fra, buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao. E allora, ragazzuoli, niente, detto ciò, vado a dormire, raga. Grazie, come sempre, per il supporto, raga. Noi ci becchiamo in live domani mattina qui sul mio canale. Un bacio. Notte a tutti, raga.